Buonasera e benvenuti a tutti. Prima di avviare i lavori di questa serata, diamo il fiato alla banda e sentiamo che cosa ci eseguirà. Vi chiedo di alzarvi per la prima esecuzione, che penso sia gradita a tutti. Prego, prego maestro. Grazie, adesso so che eseguiranno qualche altro pezzo, però possiamo sederci, prego.
Grazie davvero tanto per questa bella introduzione, vi ringraziamo davvero, so che adesso dovete lasciarci e quindi ancora un grazie e tanti saluti. Ancora grazie al corpo musicale San Damiano e Sant'Albino, grazie. Bene, allora dopo questo inizio così gioioso, spero che possiamo proseguire questa serata in modo altrettanto sereno. Intanto do di nuovo il saluto, buonasera a tutti coloro che sono intervenuti, buonasera naturalmente ai consiglieri che adesso possono prendere i loro posti che prima erano vietati, buonasera al sindaco, alla giunta, ai nostri collaboratori, buonasera al pubblico che c'è in sala e naturalmente anche buonasera a coloro che ci seguono in streaming da casa. Do il benvenuto ai nostri relatori che se vogliono possono accomodarsi. Grazie. Bene, come sapete è un momento molto importante quello di questa sera e quindi faccio solo una breve introduzione perché poi abbiamo tanti argomenti e tanti bei momenti, quindi cercherò di essere molto veloce. Però ecco, come vi dicevo, stasera è un evento molto importante perché, come forse tutti saprete, il 2016 è un anno in cui si celebra un anniversario molto importante. 150 anni fa, infatti, e precisamente il 9 dicembre 1866, è stato istituito il comune autonomo, riunendo varie frazioni e staccando alcune contrade dai comuni limitrofi di Monza, Sesto San Giovanni, Cernusco sul Naviglio. Brugherio è una città che ha preso il nome da brughiera, ossia un insieme di piccoli arbusti molto diffusi nel territorio, e il cui fiore, simile all'erica, possiamo notare anche nello stemma del comune. È una città che affonda le proprie radici in una scelta democratica e in alcuni suoi simboli di natura storico-artistica. Infatti un referendum tra i cittadini è stato l'origine della sua fondazione, decisa dunque non dall'alto, ma dagli abitanti che hanno voluto rendersi autonomi da Monza ed avere dei servizi propri, come ad esempio il medico condotto. Nel 1866 Brugherio contava già 3.686 abitanti. Alcuni suoi simboli identitari ne costituiscono poi il richiamo scientifico, artistico e religioso. Mi riferisco al primo volo in mongolfiera che è stato effettuato proprio a Brugherio, dal conte Paolo Andreani, il 13 marzo 1784, il tempietto di San Lucio di Moncucco e inoltre le reliquie dei Re Magi. Venendo poi alla storia più recente, mi piace ricordare che il 27 gennaio del 1967, ad opera del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, Brugherio è stata proclamata città. Parliamo di una città operosa che ha saputo costruire lavoro,
grazie ad importanti fabbriche, ne cito alcune, la Marzotto, Falck, Pirelli, la Manuli, Bertuzzi, Candi e più recentemente GVD, QVC. Ha saputo costruire delle opere assistenziali già a partire dagli anni 60. Ha saputo costruire un buon senso di identità, al di là delle singole appartenenze, integrando come propri cittadini quanti per motivi di lavoro o di opportunità si sono trasferiti qui, venendo da varie parti dell'Italia, intanto dalla Lombardia, ma anche dal Veneto, dalla Sicilia, dalla Puglia, eccetera, e poi più recentemente dai paesi extraeuropei. Una città che ha saputo costruire il senso della comunità e del confronto, non annullando la propria identità, ma accogliendo ed integrando. Per ricordare questi aspetti e per guardare al futuro, si è voluto organizzare questo Consiglio Comunale aperto. È un Consiglio Comunale del tutto speciale, dunque, in cui non ci saranno delibere da approvare e in cui, appunto, proprio perché è un Consiglio Comunale aperto, i cittadini possono chiedere la parola sul tema che sarà trattato, ossia Brugherio compie 150 anni, ricordiamo il passato con uno sguardo al futuro. Io lo presento con molta emozione per diversi motivi, perché è il primo consiglio aperto di questa consiliatura, perché è il primo evento di tipo istituzionale che dà il via in qualche modo alle celebrazioni di questo anniversario, perché moltissimi sono i cittadini presenti in sala e di sicuro molti altri ci stanno seguendo in streaming, perché da brugherese non di nascita ma di adozione e come presidente di questo consiglio comunale sento una grande responsabilità nel favorire il racconto di Brugherio il più fedelmente possibile e nel proiettarci verso un ipotetico ma al tempo stesso realistico futuro. L'intento è di ricordare i fatti salienti che costituiscono l'identità di Brugherio, ma con uno sguardo anche rivolto al futuro, perché il ricordo serve non solo a rinvigorire le radici del momento attuale, ma soprattutto a costruire il futuro. Vogliamo parlarne facendo ricorso a registri comunicativi diversi e complementari fra loro. Il registro razionale conoscitivo, quello visivo e quello emozionale. Tutti e tre sono presenti in ciascuno dei momenti che caratterizzeranno la serata. Tutte e tre, infatti, in un mix mi verrebbe da dire perfetto, ma dico quasi perfetto, almeno spero, caratterizzano gli interventi musicali che abbiamo appena sentito ad opera del Corpo Musicale San Damiano Sant'Albino e degli studenti della Scuola di Musica Pisari, che sentiremo più avanti. Le foto storiche di Brugherio che scorreranno più avanti sullo schermo, il contributo di studio che i nostri tirocinanti Silvia Girometta, Damiano Parimbelli, Gianluca Brigatti hanno elaborato sulla storia politica, sociale ed economica di Brugherio, le relazioni dei nostri due illustri ospiti, il dottor Accarisi e il professor Balducci, e sicuramente saranno presenti anche nelle testimonianze dei cittadini che potranno raccontare esperienze significative sia personali che riferite alla comunità brugherese. Non essendo impegnati in discussioni e votazioni delibere, ci auguriamo proprio di offrire un contributo appunto emozionale al tempo stesso di conoscenza per rivisitare le tappe più importanti che hanno attraversato la nostra città nei suoi 150 anni di vita, per assaporare anche attraverso gli interventi che scaturiranno direttamente dal pubblico fatti, avvenimenti, racconti, di cui qualcuno può essere stato testimone diretto o spettatore o custode di ricordi. L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione di molti, a partire dalla conferenza Capigruppo che ha accolto con entusiasmo l'idea,
Fondamentale poi è stata la collaborazione dell'amministrazione e in particolare del sindaco e dell'assessorato alla cultura, dei collaboratori della segreteria della presidenza del consiglio, della segreteria del sindaco, dell'URP, dell'ufficio stampa, delle funzionarie che hanno fatto da tutor agli stagisti, dei molti cittadini che hanno risposto positivamente ed entusiasticamente alla richiesta di mettere a disposizione i loro ricordi e i loro racconti. A tutti loro va il mio grazie sentito e riconoscente. Un grazie particolare va inoltre al Corpo Musicale San Damiano Sant'Albino e agli studenti della Civica Scuola di Musica Pisari. E per finire al dottor Massimo Accarisi, che è stato dirigente dei servizi sociali a Brugherio, e al professor Sandro Balducci, ordinario di politiche urbane e territoriali al Politecnico di Milano, che ringrazio non solo per la loro competenza, ma anche per la generosità nel mettere a disposizione di questa serata con noi il loro tempo e la professionalità. Sono molto felice per la presenza di Don Vittorino, parroco della comunità parrocchiale Epifania del Signore, del comandante della polizia locale Pierangelo Villa, degli ex sindaci della città che hanno potuto partecipare, degli ex presidenti del Consiglio Comunale, delle associazioni del territorio. A tutti loro e a tutti voi va il mio sentito grazie, con l'augurio che possa essere per tutti una serata piacevole e di opportunità di incontro. Grazie per l'attenzione e adesso proseguiremo. Proseguiremo iniziando dalle relazioni, però prima di iniziare invito i cittadini che volessero fare un intervento sul tema che stiamo trattando questa sera, al di là di coloro che già sono in elenco, ecco, altri che non sono in elenco, se vogliono possono rivolgersi al banco dei nostri tecnici per lasciare il loro nome e la prenotazione per l'intervento, così poi saranno messi in lista. Allora iniziamo con le nostre radici, quindi do la parola al dottor Accarisi che ci condurrà in questo percorso iniziale. A lei la parola. Ma per pensare ai 150 anni del Comune, la prima domanda che mi era sorta era: ma nel 1866 questo Comune che si istituiva, cosa era per i cittadini di allora? E poi allo stesso punto mi chiedo: e oggi che cos'è? E quindi ho ragionato un po' su questo mutare del significato del Comune rispetto alla sua popolazione dal 66 a oggi. Pertanto cercheremo di vedere più da vicino, anche se molto sinteticamente, innanzitutto come si siano sviluppate e maturate nel tempo le funzioni del Comune e i suoi servizi. Ma un altro aspetto importante è come la popolazione e il suo cambiare, l'andamento demografico si dice, ha modellato la fisionomia del Comune. Un Comune è il risultato di ciò che ne fanno i cittadini, insomma, e quindi come è intervenuto questo aspetto? E infine, come si è articolata decennio dopo decennio la percezione e l'identità del Comune agli occhi dei cittadini. Ripensare il lungo tragitto che si snoda dalla nascita del Comune di Brugherio fino ai giorni nostri vuol dire ricercare la consapevolezza di ciò che è stato, comprendere ciò che oggi è diventato e immaginare però ciò che potrà essere. Per cercare risposte, o meglio ancora per accendere altri interrogativi,
ci riferiremo a fonti di archivio e a storie narrate, con lo scopo di mettere in luce e a fuoco fatti e momenti salienti che possono restituire il senso e la direzione delle fasi di sviluppo o di involuzione del comune. Io sono davvero contento di aver avuto la possibilità di condurre queste riflessioni coordinandomi con il lavoro egregio di tre giovani ricercatori, Silvia Girometta, Damiano Parimbelli e Gianluca Brigatti. Ora, Silvia Girometta ha studiato per, dal 1867 in su, moltissima parte dell'archivio del Comune di Brugherio e ha messo in luce appunto quali erano gli argomenti su cui deliberava la Giunta e il Consiglio, no, nei vari decenni, perché questo ci dice anche qual era la funzione che il Comune andava assumendo. Damiano Parimbelli ci darà conto di come l'andamento demografico e segnatamente l'immigrazione, prendendo come due date un po' simboliche 1922 e 1966, abbiano generato dei mutamenti sia nel tessuto civile che in quello economico. Gianluca Brigatti ci presenterà la storia di un'impresa che ha cambiato in parte il volto della città, è la Marzotto, interessantissimo caso di studio paradigmatico. Ora, queste vicende che ci racconteranno mettono in luce la reciproca interazione dei fattori che modificano nel tempo la funzione del comune e ne costruiscono l'identità. Per avere però come una pietra di paragone che permetta di leggere meglio gli eventi del passato e la funzione del passato del comune, prendiamo spunto dal modello e dalla fisionomia del comune così come tratteggiato nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dell'agosto del 2000. Allora, come è definito qui il comune? Sostanzialmente come il titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione e il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. E ancora si dice nel testo, i comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Ora, tra questo testo unico del 2000 e la legge del 20 marzo del 1865, un anno prima che fosse fondato il Comune di Brugherio, e questo atto, la legge appunto del 1865 del 20 marzo, è la prima legge sull'amministrazione comunale provinciale del Regno d'Italia. Ecco, se prendiamo questi due testi, l'approccio è nettamente diverso. Innanzitutto, con la promulgazione di queste norme nel 1865 si chiudeva un periodo storico importantissimo per le vicende italiane, un periodo che sanciva in definitiva l'esistenza di un sistema amministrativo accentrato di stampo franco-piemontese che si era potuto anche affermare sulla base di un'amplissima e controversa delega concessa dal Parlamento di allora all'esecutivo. Il nuovo regno però aveva oggettivamente la necessità vitale di farsi presente nelle realtà più decentrate e diffuse. Doveva far percepire ai cittadini la propria esistenza. Nello stesso tempo il governo voleva unificare i comportamenti amministrativi, garantendo una forte capacità di controllo, perché, come ricordate, numerose erano le spinte centrifughe. La nuova istituzione comunale della legge del 1865 si identificava in tal modo in un tassello dell'amministrazione periferica dello Stato ed era sostanzialmente imperniata sulla figura del prefetto, che veniva indicato come vero architrave di tutto il sistema.
Quella del sindaco non era poi una carica elettiva, almeno fino alla fine del secolo, ma il sindaco veniva nominato con decreto regio fra i consiglieri comunali e veniva scelto, dietro l'indicazione del prefetto, direttamente dal Ministero dell'Interno. Il sindaco quindi rappresentava una figura ibrida, essendo contestualmente sia capo dell'amministrazione che delegato dello Stato centrale. Il comune costituiva in questa nuova impostazione del Regno d'Italia la tessera di base dell'ordinamento amministrativo periferico e che prevedeva peraltro un consiglio comunale, questo sì elettivo, eletto naturalmente dai cittadini che avevano i diritti politici, facendo una battutaccia, maschi e non analfabeti, ecco, quindi, perché gli altri erano tutti esclusi. Ora, questo diciamo era il quadro, e in questo quadro stava volgendo al termine, nelle nostre contrade di Brugheri, vi chiedo un po' di fantasia, l'anno 1866. Era un dicembre particolarmente non rigido, si erano avute a metà mese anche punte sopra i 14 gradi. Ora, come alla fine di tutti gli anni, anche dalle nostre parti si tiravano le somme. Si ripensava alle vicende di qualche mese prima, la terza guerra d'indipendenza, così baldanzosamente affrontata, poi la sconfitta di Custozza e di Lissa. Si commentava l'obbedisco di Giuseppe Garibaldi nel dover abbandonare il conquistato Trentino e la non bella figura dei comandi supremi dell'esercito sabaudo. Poi comunque il 22 ottobre del 66 era stata comunque dichiarata l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta peraltro per via di accordi diplomatici di cui dovemmo serbare gratitudine e molta ai francesi e ai prussiani. Dalle nostre parti qualche famiglia contadina malediva la leva obbligatoria che era stata introdotta già da un quinquennio nel Regno d'Italia e soffriva a causa di una vicenda militare balorda e tragica. C'era un'altra atmosfera in quelle casupole rispetto a quella festosa e patriottica atmosfera dipinta da Gerolamo Induno nella sua bella tela La partenza dei coscritti del 1866. Durante la primavera e l'estate c'era stato fermento anche nei piccoli comuni e nelle frazioni che avrebbero poi costituito il nuovo comune di Brugherio. Soprattutto nel comune di San Damiano, ma anche in altre frazioni più legate alla città di Teodolinda. Si trattava, insomma, di decidere i confini dei nuovi comuni a seguito della legge comunale e provinciale dell'anno prima, come abbiamo visto. Discussioni, petizioni, un accenno di rissa nell'edificio comunale di Monza riscaldarono gli animi. Ne poteva essere altrimenti, visto che questa zona, già dal XVI secolo, era stata riordinata più volte e le sue frazioni attirate ora verso Monza, ora verso il Vicus Mercati, ora in direzione di Milano. Questa attrazione delle frazioni in tre direzioni centrifughe resterà un'eredità costante del nuovo comune di Brugherio, probabilmente anche sino ad anni recenti. Il 19 maggio di quell'anno 1866 era stato affisso un manifesto che incitava gli abitanti a pronunciarsi compatti a favore dell'autonomia dal comune di Monza. Ecco alcune parti del testo. Abitanti di Brugherio, il comune di Monza ci domanda a votare se vogliamo restare uniti al suo comune oppure aggregarci al nuovo comune di Brugherio. La scelta non è dubbia ed in quel modo che lo avete espresso a più riprese, portatevi a Monza a dichiarare solennemente che volete stare con Brugherio. Approvare così che non sono le arti di pochi,
ma bensì la libera volontà che agisce nel senso del vostro miglior benessere. E più avanti, dopo aver toccato il tema del medico e dell'ostetrica, che erano due temi sensibili, continuava il manifesto: vicini di casa con gli altri terrieri che compongono il paese di Brugherio, è vostro interesse di essere retti da uguali istituzioni e leggi comunali, e vi troverete sempre meglio approfittando degli uffici istituiti in paese che correre ogni stagione a 3 miglia lontano per le bisogne. Era insomma con il referendum del giorno dopo, del 20 maggio, iniziata la campagna elettorale per il primo comune. Il manifesto, non privo di furbizie populistiche, era stato curato dal nobile Carlo Ghirlanda Silva, dal dottor Veladini e da Giovanni Noseda, che di lì a poco diventerà il primo sindaco di Brugherio. Il 9 dicembre Re Vittorio Emanuele II firma il decreto istitutivo del nuovo comune di Brugherio e Uniti. Poco dopo si riuniva il primo consiglio comunale e lascerei la parola a Silvia Girometta. Grazie. Buonasera a tutti. Come già accennato dal dottor Accarisi, il percorso di ufficializzazione del Comune di Brugherio ebbe inizio con il referendum e si concluse il 9 dicembre del 1866, data in cui Re Vittorio Emanuele II e il ministro guardasigilli Ricasoli firmarono il decreto di indipendenza, dando il via a quello che fu definito il Comune di Brugherio e di Uniti, il quale nel 1866 andò a comprendere la parte di Brugherio sotto Monza, il comune di Baraggia con alcune sue pertinenze come per esempio la Cascina Pareana e Sant'Ambrogio, il comune di Moncucco con alcune pertinenze anche in questo caso come per esempio San Cristoforo Occhiate e il comune di San Damiano. Ma nello specifico andiamo a vedere che cosa significava per la popolazione di questi territori rendersi autonomi e quali furono le maggiori richieste che appunto le persone facenti parte di questi comuni andarono a chiedere ai nuovi comuni, al nuovo comune. Per quanto riguarda, per rispondere a queste domande è necessario fare una piccola introduzione sottolineando come il tessuto sociale brugherese era prevalentemente composto da agricoltori, mentre la classe dirigente era composta da ricchi possidenti, tra i quali ritroviamo Giovanni Noseda, che fu anche uno dei promotori della formazione del comune, il conte Sormani, l'avvocato Viganoni e l'ingegner Bruni. Tuttavia la popolazione dei tre piccoli comuni era nella sua autonoma organizzazione già abituata alla presenza di un consiglio comunale. Dai primi mesi di effettiva attività del comune i cittadini si trovarono semplicemente a far pervenire in un comune ora unificato quello che prima facevano pervenire presso un consiglio comunale tripartito. Dalla consultazione delle delibere comunali che ho svolto accedendo all'archivio e riguardanti i primi 30 anni, quindi un periodo che va dal 1866 al 1896, si susseguirono a Brugherio 9 sindaci, tutti di nomina regia, secondo quanto previsto dalla legge comunale provinciale. Sempre negli stessi anni ho potuto notare come le richieste che i cittadini fecero pervenire all'ufficio comunale riguardarono essenzialmente due ambiti precisi, l'istruzione e la sanità. Per quanto riguarda l'ambito educativo è già presente nella delibera di Consiglio Comunale del 3 gennaio del 1867, sono già presenti alcuni oggetti di discussione che riguardarono l'istruzione. Questi oggetti furono ripresi 10 giorni dopo in sede di giunta municipale e con i quali si prevede l'affitto di 2 stanze ad uso scuola a Palazzo Ghirlanda. Il Palazzo Ghirlanda è l'attuale sede della biblioteca e gli spazi che furono adibiti a scuole sono quelli che corrispondono con l'attuale sezione ragazzi.
Al piano superiore, quindi all'attuale piano 1, era prevista anche l'abitazione del maestro. Scelti gli spazi, spettava sempre al comune l'assunzione di un maestro. I maestri potevano presentare le loro richieste, spettava poi al comune verificare che possedessero una patente atta all'istruzione e percepivano uno stipendio di 800 lire annue. Tra i primi insegnanti ritroviamo i nomi quali Gaetano Citterio e la signora Angela Brambilla. Mentre per quanto riguarda le richieste sanitarie erano soprattutto inerenti alla necessità di possedere sia un medico condotto sia un medico chirurgo condotto, in origine rispettivamente il dottor Ponti e il dottor Bernasconi, con il loro ambulatorio presso il comune e a completa disposizione dei cittadini. Accanto a loro fu fin da subito assunta una levatrice e per quanto riguarda i primi attimi del comune, le levatrici che ho riscontrato stipendiate dal comune stesso furono la signora Lina Veladini e la signora Maria Manotti Nava. Richieste multiple pervennero alla Giunta anche riguardanti dei sussidi da stanziare per i malati cronici che erano ricoverati presso l'ospedale maggiore di Milano, oppure la richiesta di denaro per la sussistenza di cittadini poveri. A tal proposito non mancarono in ambito comunale delle congregazioni di carità e di beneficenza e la stipulazione di un mutuo presso la Commissione Centrale di Beneficenza di Milano dal quale attingere denaro per scopi umanitari. Il Comune si dovette anche far carico economico e prendere le dovute precauzioni per estirpare alcuni morbi. Voglio andare a citare il più significativo, quello che colpì Brugherio nel 1867, anno in cui scoppiò un'epidemia di colera, forse causata, come diceva prima il dottor Accarisi, dalla siccità di quell'inverno. Inizialmente il Comune decise di far mantenere alle famiglie le persone che erano malate all'interno delle proprie abitazioni, ma successivamente, di fronte a quella che era la tenacia del morbo, il Comune decise di isolare i colerosi e affittò così alcune stanze a Cascina Baraggia. Di quello che ho appena detto ne ho conferma in quanto ho potuto trovare la lettera con cui il signor Cristoforo Mangiagalli chiede al Consiglio Comunale un compenso d'affitto appunto per le stanze da lui stesso affittate pari a lire 4.000. Diciamo che il periodo che ho considerato fino adesso è un arco temporale, come ho detto prima, di 30 anni che va dal 1866 al 1896. Ho preso come spartiacque proprio questo anno perché è qui che ci fu un'importante disposizione legislativa che stabilì come i comuni, anche avendo una popolazione inferiore alle 10.000 unità, non dovessero più subire un insediamento del sindaco per volontà regia, ma fossero i consiglieri che, votando per schede segrete, potessero eleggerlo al loro interno. Il primo sindaco, appunto, ad essere eletto dai consiglieri in data 5 ottobre fu Carlo Viganò, il quale rimase in carica dal 1896 al 1905. Negli anni del suo mandato ritroviamo anche il primo conto morale dettagliato. Per conto morale si intende un atto redatto dalla Giunta Municipale a cadenza annuale, in cui si riepilogano gli obiettivi raggiunti e si danno indicazioni di quelli disattesi. Il conto morale è da considerarsi come riferimento più importante per capire e comprendere l'attività dell'amministrazione comunale. In particolare, il conto del 1900, redatto l'anno successivo, si distingue da tutti i precedenti per il dettaglio con cui presenta l'attività dell'amministrazione. Questo atto è un obbligo di legge, ma nonostante questo colpisce la premura con cui, cito testualmente, la Giunta assicura che ogni atto fu volto al bene del Comune ed ogni sua cura fu posta alla tutela del pubblico interesse. Degli aspetti di cui dar conto vi erano inoltre le finanze. La gestione finanziaria del 1900 finì con un attivo di circa 3.800 lire. Per dare un'idea del bilancio, ricordo che le entrate di quell'anno ammontavano a circa 26.000 lire, mentre gli oneri di spesa a quasi 22.500 lire.
Quello che traspare inoltre, scorrendo questo conto morale, è lo scorcio di una vita tranquilla cittadina, dove tutto scorre senza grandi problemi o cambiamenti. L'ufficio stesso del conciliatore, nella sua relazione, indica, anche in questo caso cito testualmente, come l'indole della popolazione sia poco litigiosa in materia civile. Altro conto morale a cui vale la pena di accennare è quello del 1907, in cui è allegato il regolamento degli impiegati e dei salariati del comune di Brugherio. La pianta organica comprendeva soltanto due stipendiati, il segretario comunale con uno stipendio di 1.650 lire annue e un cursore comunale con uno stipendio di 400 lire annuo. Il cursore comunale svolgeva le funzioni di corriere incaricato di notificare gli atti notarili e inoltre, cito testualmente, nelle sue mansioni rientrava il fatto di dover tutte le mattine, prima dell'orario d'ufficio, provvedere alla debita pulizia dei locali e dei mobili degli uffici. Entrambi avevano la propria abitazione presso il comune, ossia presso l'attuale sede della biblioteca. Per quanto riguarda invece la Brugherio, nel nuovo secolo, sull'esempio dei comuni limitrofi e avendo le possibilità finanziarie, si occupa anche di altri aspetti della vita cittadina che potessero renderlo un comune sempre più moderno e all'avanguardia. Per esempio, provvede all'installazione dell'illuminazione pubblica lungo il percorso della linea tranviaria a vapore Gobba Vimercate, meglio conosciuta come tramvai. L'installazione di 5 lampade elettriche fu eseguita dietro una pressante richiesta della popolazione sia in sede di giunta sia in sede di consiglio, una popolazione che già usufruiva dell'illuminazione nelle proprie abitazioni. Inoltre nel 1910 il comune di Brugherio aderì alla richiesta del Consorzio Agrario di Milano per collegare con una linea telefonica tutti i comuni della provincia, riconoscendo i vantaggi che ne sarebbero venuti alla popolazione. Era previsto anche l'installazione di un posto di telefono pubblico e nel 1912 finalmente gli uffici comunali furono dotati di un apparecchio telefonico dopo alcune perplessità che vennero superate ma portate in sede di giunta dagli assessori. Per ricapitolare un attimo la situazione, finora abbiamo visto quelli che furono 30 anni in cui il sindaco fu imposto per nomina regia. Successivamente abbiamo un sindaco eletto in seno al Consiglio Comunale, mentre dal 1923 con l'avvento di Mussolini e la marcia su Roma il mutamento del clima politico italiano aprì un nuovo scenario istituzionale comunale. Fu così che il 30 agosto del 1923 si riunì per l'ultima volta il Consiglio Comunale, essendo sindaco Marcello Gatti, mentre il 7 settembre dello stesso anno egli stesso ricevette tramite un regio decreto la comunicazione del Ministero dell'Interno per lo scioglimento immediato del Consiglio Comunale di Brugherio. Nella fase successiva abbiamo tre commissari che si succedettero facente le veci di sindaco, mentre dopo l'emanazione delle leggi fascistissime l'attività comunale spettò ad un incaricato di nomina governativa che assunse la carica di podestà. Per ricoprire tale posizione a Brugherio fu nominato Ercole Balconi, il quale mantenne tale carica dal 1926 fino al 1943. Dopo la caduta di Mussolini, avvenuta il 25 luglio del 1943, a Brugherio si verificarono i moti sindacali degli operai dello stabilimento Pirelli di San Damiano e avvennero episodi di lotta partigiana contro l'oppressione nazifascista. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al dottor Accarini. Grazie a te Silvia, che ci hai fatto proprio sentire che cosa c'era dentro questo comune che era sorto e stava crescendo. Ora Damiano Parimbelli invece ci farà toccare un altro elemento fondante, no, dell'identità del comune, cioè come l'andamento della popolazione e segnatamente le immigrazioni hanno in qualche maniera cambiato e
articolato in un certo modo piuttosto che in un altro la vita del comune. Ringrazio anch'io Silvia Girametta. Devo dire una cosa, mi ero ripromessa questa sera di non togliere, di non dare tempi, perché non è un consiglio come tutti gli altri. Però una raccomandazione devo farla. Abbiamo tanti interventi, quindi vi chiedo veramente una sintesi in modo che possiamo sentire tutti bene. Prego. Grazie mille. Come anticipato dal dottor Accarisi, il mio lavoro si è incentrato sullo studio dell'immigrazione a Burgherio. L'immigrazione è legata a molti aspetti dello sviluppo economico e sociale e dell'attuale situazione della cittadinanza di Burgherio. Come già anticipato dalla Presidente, al lato dell'unione dei tre comuni la popolazione era inferiore alle 3.500 persone. Ad oggi la popolazione è di quasi 35.000 persone, circa 34.500. Quindi, oltre all'andamento naturale delle nascite e delle morti, ciò che influisce è sicuramente l'arrivo di nuovi abitanti. Il mio studio si è incentrato nel periodo che va dagli anni 20 alla fine degli anni 60, perché è il periodo che sia per la nazione che per Burgherio ha visto moltissimi cambiamenti. Una precisazione, io ho studiato sulla documentazione dell'archivio di Burgherio e in particolare sulle pratiche di immigrazione che venivano portate avanti dall'ufficio e sui registri che al loro interno riassumevano tutte le pratiche anno per anno con gli estremi di tutte le famiglie e in particolare, cosa che mi ha interessato molto, la provenienza di tutti questi nuclei. Infatti la provenienza è legata a molti fattori. Nel primo periodo, quindi fino diciamo agli anni 20, i movimenti migratori erano molto ristretti, legati soprattutto alle famiglie contadine che si spostavano da una cascina all'altra e quindi non influirono molto. Però dagli anni 20 e 30, come forse molti sapranno, a Burgherio c'è stato un aumento della presenza di manifatture tessili e artigiane che hanno portato diversi nuclei familiari, soprattutto dalla zona orientale della Lombardia e dal Veneto. E questo perché quelle erano zone di tradizione della produzione tessile. Come voi saprete, la Marzotto a Burgherio trasferì degli stabilimenti da Valdagno nel 1939 e non a caso molte famiglie si trasferirono perché erano già degli operai specializzati che venivano qui a lavorare. In questo periodo è molto interessante la documentazione relativa al periodo delle leggi razziali, perché in questo periodo la prefettura e lo Stato faceva molta pressione sui funzionari d'anagrafe affinché denunciassero tutti coloro che erano di religione o di famiglia ebraica. E l'amministrazione burgherese, nei panni, tra virgolette, del funzionario Giacomo Bassi, rispose sempre negativamente, non ci fu nessuna denuncia. Le possibilità quindi sono due: o non c'era nessuna famiglia ebraica, o questa persona con coraggio non denunciò nessuno. Questo Giacomo Bassi venne, forse qualcuno lo conosce, perché in seguito venne insignito del premio di Giusto tra le Nazioni, perché una volta trasferito da Burgherio al paese di San Giorgio su Legnano salvò una famiglia di 5 ebrei che da Milano scappavano dall'oppressione nazifascista. Successivamente a questo primo periodo, quindi con il boom delle immigrazioni dagli anni 30, con la guerra ci fu ovviamente un calo drastico. In questo periodo però, in questa fascia d'anni che va all'incirca dal 38 fino però al 50, fino agli anni 50 in cui comunque era in corso la ricostruzione, ci fu un calo drastico degli arrivi. Però ci furono dei fatti molto interessanti qua a Burgherio, come l'istituzione della casa di cura Villa Fiorita, che si trasferì da Milano proprio nell'edificio dove oggi è sede il comune e di cui rimane traccia in una delle pratiche che ho ritrovato e che forse qua potete vedere, in cui però erroneamente erano stati riuniti tutti i dipendenti in un'unica pratica, e questo era errato, come si può vedere nella risposta dell'ufficio milanese, perché ovviamente a ogni pratica doveva corrispondere un singolo nucleo familiare. Dopo questo periodo diciamo difficile, si può vedere come l'amministrazione bulgarese e la cittadinanza seppe far fruttare diciamo, la propria
il proprio buon cuore, si può dire, e di ciò troviamo traccia in alcuni registri, come quello di tutti coloro che, scappando dai bombardamenti che investirono Milano tra la fine del 42 e tutto il 43, dovevano fuggire perché ovviamente i bombardamenti non lasciavano scampo, e molte famiglie brugheresi accolsero queste persone nelle proprie case, e in questi registri venivano annotati meticolosamente i nomi di tutte le famiglie, della casa in cui venivano ospitati e i periodi di permanenza. Un altro esempio dell'ospitalità brugherese è quella che si può ritrovare nei documenti di tutti coloro che fuggiti dopo la guerra e dal trattato di dopo il trattato di Parigi che cedeva tanti territori alla Jugoslavia, dovettero essere rimpatriati e dopo essere stati tenuti per anni, addirittura in alcuni casi per decenni, in centri profughi, nelle zone di Massa Carrara soprattutto, scelsero di venire a risiedere proprio a Brugherio. E in questo caso abbiamo anche un documento bilingue molto particolare, in arabo e in italiano, di una municipalità libica, in cui ci sono i dati di alcune persone che vennero a stabilirsi poi qua definitivamente. Dopo questo periodo difficile abbiamo l'ultimo periodo che ho analizzato, quello che va dalla metà degli anni 50 fino all'incirca al centenario del comune di Brugherio nel 66, in cui l'Italia venne investita dal boom economico. In questo periodo ci furono molte nuove aziende, soprattutto metalmeccaniche e siderurgiche, che iniziarono a attrarre grandissime masse di lavoratori. In questo periodo ci fu un decentramento degli arrivi, nel senso che in precedenza la maggioranza erano dalle regioni del nord e dalle province lombarde, mentre adesso aumenteranno gli arrivi anche dal sud, in particolare dalla Sicilia, dalla Puglia e dalla Calabria. Un fatto molto interessante: nel 60 è la nascita del villaggio Falke, in cui in diverse palazzine vennero creati 162 nuovi appartamenti per i dipendenti della nuova azienda, che si trasferivano qua in blocco, quasi tutti però dalle province lombarde di Sondrio, Bergamo, Brescia e Como. Ecco, questo fu un biennio dal 60 al 62 molto importante per Brugherio e per l'amministrazione, perché l'arrivo di così tante persone coincise con la necessità ovviamente di implementare i servizi. Nacquero le scuole che tutt'oggi sono presenti sul territorio per far fronte ai doppi e addirittura ai tripli turni alle scuole elementari e alle scuole medie, e ovviamente tutti gli altri servizi che il comune deve portare avanti dovettero essere implementati con grandi sforzi anche economici. Ho fatto poi uno schemino che magari può risultare interessante per qualcuno, magari qualcuno può ritrovare un comune da cui è provenuta la propria famiglia o qualche suo parente. In effetti ci furono dei comuni che dal sud Italia soprattutto diedero continuativamente per molti anni moltissimi immigrati al comune di Brugherio. In 10 anni in particolare, tra il 55 e il 66, oltre al caso di Resuttano, che penso tutti conoscano, con 188 immigrati, ci sono tantissimi altri comuni che hanno davvero dato molte persone e che hanno costituito delle sorte di comunità nella comunità all'interno della cittadinanza brugherese. Ecco, per finire volevo concludere dicendo che la situazione odierna che potete vedere è quella che ci mostra come il 10% della popolazione odierna di Brugherio sia costituita da stranieri. Questo è dovuto agli arrivi comunque degli ultimi 20 anni. In precedenza dall'estero non c'era stato quasi nessun nucleo familiare. Ecco, questo dimostra come la cittadinanza brugherese e l'amministrazione abbia saputo nel tempo, e lo stia facendo tuttora, abbia saputo integrare e far fruttare quindi l'arrivo di così tante nuove persone, che hanno permesso comunque al piccolo comune di 3.500 persone del 1866 di diventare ad oggi, nel 2016, una città di 35.000 abitanti. Grazie a tutti. Grazie Damiano. E Gianluca Brigatti invece mi ha detto che sarà velocissimo, però se anche lui sarà velocissimo nello spiegare, non perdetevi la lettura dello studio che ha fatto sulla Marzotto, è
una squisita lettura, l'ho letto, complimenti, molto interessante, perché fa vedere tutte queste cose di cui abbiamo parlato come in una storia vera. Buonasera a tutti. Io volevo partire facendo dei velocissimi ringraziamenti in primis all'amministrazione comunale che ha promosso questa importante iniziativa di memoria storica, poi alla dottoressa Scipione che ha seguito con me questo progetto e anche a delle persone che hanno collaborato con noi che vedo che sono qui presenti, come il signor Cifronti, la signora Voltolini e il signor Corbetta. Quindi un grazie a tutti voi innanzitutto. Dunque, la Marzotto è stata per 30 anni la più importante attività economica di Brugherio. E studiare questa storia è stata molto molto interessante, perché appunto fino a che ha chiuso la maggior parte dei cittadini brugheriesi aveva un parente che lavorava alla Marzotto tendenzialmente. Poi la Marzotto ha chiuso, c'è stata la Candy, c'è stato il boom economico, sono cambiate molte cose. La Marzotto arriva negli anni 30, quindi in un periodo molto complicato, periodo fascista, c'è la politica autarchica che penalizza molto il settore tessile, l'Italia non è ancora un paese industrializzato come altri paesi europei, perché l'Italia sostanzialmente si industrializza veramente con De Gasperi, con Mattei, con Einaudi, non prima con Giolitti o con Mussolini, assolutamente no. Rispetto all'Inghilterra, alla Francia, al Belgio, c'è un gap veramente grande. Però comunque la Marzotto aiuta un importante cambiamento, perché la società borghese era una società sostanzialmente contadina, il settore primario era quello dominante, se non l'unico. E però ancora prima di un cambiamento economico, a me piace sottolineare il cambiamento culturale, perché a nuovi modelli economici si accompagnano sempre nuovi modelli culturali. Se noi pensiamo oggi a come il capitalismo e il consumismo hanno cambiato la nostra cultura, no? Se non c'è l'iPhone, l'iPad, non sei ganzo, per fare un esempio. Quindi con nuovi modelli economici ci sono sempre nuovi modelli culturali. E su questo non c'è salto che tenga. In questo caso, qual è la peculiarità? Che appunto l'universo contadino, la mentalità contadina ha proprio delle caratteristiche sue proprie, ha i suoi ritmi, ha i suoi valori, la sua percezione della vita, ha proprio una cultura totalmente diversa dall'operaio di fabbrica. E quindi quando l'industria inizia a diffondersi, ovviamente c'è un po' uno shock per chi è abituato a lavorare nel mondo agricolo. Marzotto infatti rileva un lanificio che esiste precedentemente, che è l'anificio Bertani. L'anificio Bertani ha un grossissimo problema, ovvero non riesce a strappare i contadini alla terra. Perché? Perché la gente che andava a lavorare nell'anificio Bertani non erano veri e propri operai, non sapevano nemmeno cos'era il marxismo, cos'era la lotta operaia, cos'era l'appartenenza alla classe operaia, proprio non gli fregava proprio nulla, ma zero, 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 perché a loro andavano in fabbrica per integrare il reddito contadino, perché la vita contadina sostanzialmente era ai limiti della sussistenza. E quindi quando potevano andavano in fabbrica per arrotondare, però non erano operai, non gli interessava il sindacato, non gli interessava nulla, erano contadini che entravano in fabbrica. E quindi i Bertani hanno questo grosso problema, che questi contadini appena c'era un problema al campo se ne andavano via dalla fabbrica, non lavoravano, avevano una produzione scostante e quindi non c'era produttività per la fabbrica. Provarono con la politica dei salari alti, non servì proprio a nulla, perché non si può agire per un cambiamento culturale così grande solo su un aumento salariale a persone che pensano solo allo stipendio in fabbrica come integrativo e non come quindi lo stipendio e il reddito su cui costruire il proprio futuro. Quindi va in fallimento e arriva Marzotto. Marzotto è creditore dei Bertani, non lo voleva nemmeno questo lanificio. Marzotto viene un po', diciamo, spinto da alcune figure importanti fasciste a rilevarlo. Lo rileva e con lui c'è però un bel cambiamento. Perché? Perché lui
segue una politica filantropico-paternalista che ha delle analogie con quelli che oggi chiameremmo i benefit aziendali, seppur con i dovuti distinguo, cioè ha fatto le abitazioni operaie, dava l'asilo gratuito ai figli degli operai, ha fatto il cinema, ha fatto i luoghi di svago per gli operai, faceva le colonie vacanza in Veneto per gli operai e le loro famiglie. Quindi tutta questa serie di servizi che lui fornisce permettono ai contadini di sentirsi, diciamo, intrigati, affascinati da questa nuova tipologia di vita, no? Che appunto ha dei ritmi totalmente diversi. Adesso faccio un esempio che è proprio lampante. Pensiamo solo a quando si affermerà in futuro la catena di montaggio, no? Avete presente il film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, che lui va in fabbrica, dalla mattina alla sera fa lo stesso movimento, esce, torna a casa e va a casa facendo sempre lo stesso movimento, no? E quindi il contadino, che invece è abituato a una vita molto, diciamo, segue magari il calendario lunare, aspetta a fare le conserve, fa la semina con calma, poi aspetta che piove, irriga il campo, poi dopo mesi arriva il frutto, ecco, proprio ritmi totalmente diversi. Tutti questi servizi aiutano il contadino a dire: ma proviamo a buttarci in questa nuova tipologia di vita. E quindi con questa politica Marzotto riesce a fare questo salto, una politica che oggi ci si stupisce, per esempio, quando Google ai suoi dipendenti gli dà l'asilo, ma noi abbiamo avuto imprenditori che Google, proprio che Steve Jobs, penso appunto Adriano Olivetti, Steve Jobs, proprio distanti anni luce, oggi ci sorprendiamo per cose che in Italia abbiamo fatto, si sono perse e le abbiamo fatte anche meglio. Le abbiamo fatte meglio perché appunto Marzotto dava tutti questi servizi perché aveva l'idea di impresa veramente come famiglia. Poi ci sono stati problemi, ci sono state le lotte sindacali, quello è normale. Però era sempre, diciamo, in un contesto più armonico di un contesto che oggi a volte si è un po' perso, diciamo. E quindi anche per questo secondo me è stata importantissima questa opera di memoria storica, per magari lasciare anche un esempio sull'affermazione dei nuovi modelli sociali. Adesso in Europa per esempio si parla di responsabilità sociale d'impresa, cosa che Marzotto aveva, cioè pensare anche alla comunità, a tutto quello su cui va ad avere degli effetti collaterali la tua attività economica, gli effetti sociali, culturali, tutte cose che in Italia abbiamo avuto grandi imprenditori, che qua a Brugherio abbiamo questo esempio, questo bel esempio di Marzotto, e che quindi io suggerisco poi a tutti di approfondire con il lavoro che abbiamo fatto io e Emilia, se interessati. Quindi vi ringrazio. Beh, abbiamo degli spunti davvero interessanti. Io ho letto il lavoro svolto sulla Marzotto e devo dire che veramente è un bel lavoro. E, dottore Carisi, le sue conclusioni, prego. Grazie per le conclusioni. Va bene, cercherò di essere leggero. Dopo i 17 anni in cui resta in carica il podestà Ercole Balconi, di cui non parleremo anche perché è un periodo che meriterebbe ben maggiori approfondimenti, nel 1945 Vincenzo Sangalli fu il primo sindaco di Brugherio e di lì a poco il comune Brugherio del Regno d'Italia diventerà un comune della nuova Repubblica Italiana. La nuova Costituzione aveva degli articoli assai innovativi per quanto riguarda il regionalismo e l'autonomia degli enti locali, ma motivi di emergenze più immediate, forti resistenze dell'apparato burocratico statale, questioni economiche e divergenze ideologiche impediranno per molti anni l'applicazione di questi principi. A tal punto che si dovrà aspettare 45 anni, 45, sino al 1990 per avere una compiuta riforma della legislazione riguardante l'autonomia amministrativa degli enti locali, così come previsto dalla Costituzione.
C'erano peraltro voluti 25 anni per vedere nel 1970 la nascita delle regioni. Con l'avvento delle regioni e particolarmente di alcune regioni più intraprendenti come l'Emilia-Romagna e la Lombardia, ci fu inizialmente una grande spinta e una grande attesa anche di cambiamento che coinvolse di riflesso anche i comuni. A Brugherio gli anni della ricostruzione postbellica, poi il boom economico, l'ordinata ma pur cospicua immigrazione avevano posto nuove questioni sia in termini di quantità ma anche in termini di qualità. La richiesta di nuovi servizi diventa pressante nel campo dell'assistenza scolastica, dell'assistenza sociale, del sistema urbanistico, della disponibilità di alloggi popolari e dei trasporti. Verso la metà degli anni 70 si concretarono anche tante pressioni per una nuova sanità e il Comune si trovò in qualche modo a svolgere all'interno di un sistema sanitario un ruolo prima non conosciuto. D'altra parte, l'onda lunga dell'immigrazione diede origine anche alla necessità di nuovi edifici scolastici per evitare i doppi turni e i nuovi servizi in termini assai diffusi furono richiesti, mense, trasporti, iniziative sportive e di supporto. Agli inizi degli anni 70 il Comune si dotò, inizialmente in collaborazione con l'ente comunale di assistenza, non so se qualcuno ricorda l'ECA, di un vero e proprio servizio sociale che presto si svilupperà in nuove e innovative prestazioni a favore dell'assistenza domiciliare della popolazione anziana, dei portatori di handicap e delle famiglie in difficoltà. Tutti questi nuovi servizi aumentarono la percezione dei cittadini rispetto a un comune, certo organo di amministrazione e come tale anche organo burocratico, ma anche il comune veniva visto sempre di più come erogatore di servizi. Ora è curioso ricordare che un così diffuso cambiamento nel modo di operare del comune, che si accompagnò a una dovizia nuova di lavori pubblici, nuovi servizi, eccetera, ben dopo la nascita delle regioni, in un periodo ben successivo, questo cambiamento aveva come riferimento legislativo il vecchio Regio Decreto firmato da Vittorio Emanuele III il 3 marzo del 34, che portava il numero 383, testo unico della legge comunale e provinciale. Certo, nel dopoguerra furono apportate al Regio Decreto in più tempi diverse modifiche, ma l'impianto organico portava, anche se sempre più sbiadita, l'impronta della legge del 1865, di cui abbiamo parlato all'inizio. È una storia ben nota che, anziché sostituire la legge comunale provinciale, come prescrivevano le disposizioni transitorie e finali della Costituzione, fu seguita la strada dell'approvazione di leggine che si limitavano a introdurre alcune modificazioni delle parti più palesemente in contrasto con la Costituzione. Quando l'8 giugno del 90 fu finalmente promulgata con il numero 142 la nuova legge, si poteva ben parlare di una riforma organica attesa per quasi mezzo secolo. Ma è anche vero che se la riforma alla fine arrivò, fu perché stuoli di amministratori locali nei decenni precedenti il 90, in Lombardia ma anche in tutta Italia, facendo sponda della legislazione regionale e superando a volte l'impostazione della legge comunale e provinciale, ebbero il coraggio di anticipare nei fatti nuovi scenari, un diverso ruolo per i loro comuni e costruire un sistema locale di relazioni e servizi in cui gran parte dei cittadini si ritrovarono. Tra le molte innovazioni introdotte negli anni 70 va certo segnalato anche il nuovo impegno delle amministrazioni nel campo della cultura.
Prima erano solo i grandi comuni che, eredi di tradizioni superbe, si occupavano di conservare monumenti e musei e di sostenere alcune iniziative di rilievo. Ma anche nelle grandi città non sempre ci si trovava di fronte a una vera e propria politica compiuta nei riguardi sia del mondo culturale sia dell'erogazione dei servizi culturali. La svolta verso un impegno di tutti i comuni, anche medi e piccoli, oltre a quelli grandi, nel campo dell'erogazione di servizi culturali fu innescata dalla nuova istituzione regionale. Le regioni, appena istituite, ebbero dallo Stato inizialmente deleghe assai limitate, potremmo addirittura dire taccagne. Tra queste c'era quella per le biblioteche di enti locali, una piccola delega. Fu così che la Regione Lombardia, che non poteva ancora legiferare su materie più ampie, in mancanza di deleghe, che arriveranno solo in seguito, approvò una legge regionale che ampliava molto e dall'interno la delega stessa. Con questa legge si delineava il progetto di una capillare diffusione delle biblioteche nei comuni lombardi e si ipotizzava il ruolo della biblioteca come centro culturale ad ampio spettro di manovra. Nei documenti programmatici della prima giunta regionale guidata da Piero Bassetti si dice esplicitamente: il cardine fisico ed istituzionale dell'attività culturale della nostra regione dovrà essere soprattutto la biblioteca comunale. Questa visione della biblioteca come cuore culturale dei 1528 comuni lombardi fu sostenuta da interessanti investimenti regionali e generò quella rete di biblioteche e sistemi bibliotecari che oggi ben conosciamo e che forse apprezziamo. Anche Brugherio, grazie a questa spinta propulsiva e ai finanziamenti che l'accompagnarono, ma dico io grazie soprattutto alla convinzione e al coraggio di alcuni amministratori comunali, poté sviluppare l'attività bibliotecaria, ma anche lo stesso edificio della biblioteca e consolidarne il ruolo di polo culturale, fornitore di servizi culturali e luogo di identità cittadina. A fianco della biblioteca e a volte nei suoi locali fiorirono gruppi culturali e di volontariato, si sviluppò l'intensa e breve esperienza di comunità d'arte in Villa Sormani, si moltiplicarono le occasioni di educazione permanente. In anni un poco più recenti nacquero e si svilupparono significative realtà come la Scuola di Musica Luigi Piseri, che tra poco sentiremo, o gli scambi culturali con città europee. Senza dimenticare il rilevante ruolo delle stagioni teatrali e cinematografiche del San Giuseppe, proprio un ruolo importante nel costruire un effetto città, potremmo chiamarlo, e un luogo di aggregazione di identità cittadina. Forse la rispondenza dei cittadini alla proposta culturale poggiava proprio sul desiderio di sentirsi parte di una comunità, di riconoscersi nei luoghi simbolo della città: la scuola, la chiesa, il teatro, la biblioteca, il centro sportivo, i luoghi di lavoro e di mercato. 150 anni fa nasceva, da frazioni e frammenti di precedenti esperienze amministrative, il comune di Brugherio e Uniti. Nel tempo molte relazioni si sono tessute, quartieri diversi e a volte competitivi si sono integrati, altre zone hanno continuato a vivere in un clima di disinteressato distacco dal comune. Oggi queste un poco anacronistiche e residue separatezze che ancora sussistono potrebbero però assommarsi alle ben maggiori difficoltà di integrazione con i nuovi gruppi di cittadini dalle molte etnie. La cultura, soprattutto quella del buon amministrare, può essere sempre di più un potente strumento di conoscenza reciproca e di integrazione, una base su cui immaginare i lineamenti di una probabile convivenza della futura Brugherio unita
E viva allora Brugheri Unita che compie 150 anni. Grazie davvero per questo bellissimo excursus che ci ha fatto rivisitare il passato, sapendo quanto sia importante tenere ben salde le proprie radici, non solo per mantenere vivo il nostro senso di identità e di appartenenza e di accoglienza, ma anche per produrre nuovi fiori e nuovi frutti. Allora adesso proiettiamoci però verso le nuove costruzioni, nuovi fiori, nuovi frutti. Ed è con questo augurio che do la parola al professor Balducci, che proverà a proiettarci verso un futuro che sarà un sogno, ma spero un sogno realizzabile. Si sposta di postazione perché è così possa usare il proprio computer. Prego, a lei la parola. Buonasera a tutti. Allora, dopo questa interessantissima presentazione, io proverò brevemente a farvi fare un viaggio intorno ai temi di come Brugheri è parte di una città ancora più ampia, che è la regione urbana milanese, per capire cosa sta succedendo nelle città e come appartenere, diciamo, a quest'area ci serve a capire quale potrebbe essere il nostro futuro, come siamo collocati. Quindi vi parlerò di queste cose, quindi fenomeni di urbanizzazione, come le città sono sempre stati i motori dello sviluppo, in quale posizionamento ha l'area milanese, come vedrete la intendo in modo abbastanza ampio, qualche affondo su Brugherio e qualche conclusione. Allora, innanzitutto dobbiamo partire da questi dati. All'inizio del 2016 la popolazione mondiale ha raggiunto i 7,4 miliardi di abitanti, aggiungendo un miliardo soltanto negli ultimi 10 anni. Per raggiungere il primo miliardo di abitanti al mondo ci è voluto tutta la storia fino al 1804, quindi capite qual è il livello di accelerazione dei processi di cambiamento. Nel 2007-2008, per la prima volta, la popolazione urbana, cioè quella delle città, ha superato il 50% della popolazione mondiale, cioè più del 50% della popolazione del mondo vive nelle città. Era il 10% nel 1900, abbiamo parlato prima della fondazione alla fine del 1800, era il 28% nel 1950 e sarà il 70% nel 2050. Quindi c'è un processo di urbanizzazione che è fortissimo, che si sta accelerando molto, sempre di più la popolazione vivrà all'interno delle città. Nel 2050 la popolazione urbana di tutto il pianeta passerà dagli attuali 3,3 miliardi, perché siamo appunto un po' all'incirca della metà, a 6,4 miliardi, eccetera. Adesso non entro... Però questa cosa che sta succedendo non tanto nei paesi già sviluppati, ma sta succedendo soprattutto nei paesi in via di sviluppo. In questo grafico si vede la popolazione rurale dei paesi già sviluppati e la popolazione urbana dei paesi già sviluppati, che vedete cresce poco. Invece questa è la popolazione urbana dei paesi meno sviluppati, e questa è la popolazione rurale dei paesi meno sviluppati. Quindi si capisce che dove crescono soprattutto le città è in paesi che non sono il Nord Europa e il Nord America. Infatti questo lo vediamo qua, no? Questi palloni rappresentano la percentuale della popolazione urbana del mondo. Nel 1950 il 32% della popolazione di tutte le città del mondo era in Europa,
e il 14,6% era in Nord America e tutto il resto si dividevano piccole percentuali. Nel 2000 passiamo al 14% in Europa e all'8,5% in Nord America e la previsione è che nel 2050 soltanto il 5% della popolazione delle città di tutto il mondo sarà in Europa, perché sono cresciute moltissimo le mega city, le grandissime città dell'Asia, dell'Africa e del Sud America. Cosa succede a noi e dove siamo noi qua? In realtà anche noi abbiamo subito questo processo di fortissima urbanizzazione. Guardate questa immagine, è il 1972, Brugherio è qua. Questo è il comune di Milano, ancora se ne vedono i confini, si vede un po' di ombra di urbanizzazione anche nella parte nord di questa regione urbana, ma ancora si vede una struttura abbastanza chiara. Questo è il 2004, quindi un po' di anni dopo è completamente cambiato, nel senso che c'è questa densa urbanizzazione di tutta la Brianza, tutta la zona del Vimercatese, tutta un'urbanizzazione lineare che arriva fino a Varese, Legnano, Busto e Gallarate. Cioè si sta creando una situazione che non è più quella di una volta in cui c'è un centro e una sua periferia, no? Ma c'è un'articolazione di aggregazioni urbane che sono molto diverse. E questo è quello che è successo, appunto, il modo in cui non possiamo più riconoscere, no, una zona centrale, una sua zona periferica, ma c'è un'urbanizzazione molto più alta. E questa è dove si è costruito, tra, per esempio, qua tra il 2000 e il 2007. No? Vedete che le zone bianche di questa immagine sono quelle che sono le città, e invece tutto questo rosso è dove si è costruito in questi pochi anni e si sono un po' riempite tutti gli ambiti del territorio. Proviamo a guardarlo dal punto di vista dei dati. Questa è insieme la provincia di Monza e Brianza, cioè la provincia di Monza e Brianza e quella di Milano. Questo qua invece è il comune di Milano. Il comune di Milano aveva 1.274.000 abitanti nel 1951, subito dopo la guerra. È cresciuto fino al 1971, fino a 1.730.000 abitanti, poi ha cominciato a scendere ed è sceso sempre di più fino ad avere nel 2011, l'ultimo censimento, 1.274.000 abitanti, esattamente la stessa popolazione che aveva nell'immediato dopoguerra. Dove sono andati questi abitanti? Scusate, si sono spostati prima nella provincia di Milano e Monza e Brianza insieme, perché vedete che fra il 71 e l'81 la provincia cresce ancora, poi anche la provincia si stabilizza e invece crescono tutte le altre province intorno. Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Novara, Pavia, Piacenza, Varese. Per cui oggi, se vogliamo considerare quella che è la regione urbana milanese in senso ampio, dobbiamo considerare anche tutte queste province, perché in realtà la popolazione si è spostata e noi siamo, diciamo, un nodo al centro di questo spostamento. Non mi fermo su questo, ma ve lo faccio vedere con un'immagine che è più semplice. Quello che sta succedendo è che le più grandi realtà urbane stanno creando quelle che si chiamano grandi regioni urbane, mega city region in inglese, e sono quelle che sono più attrezzate a competere, nel senso che hanno più possibilità di sviluppo, perché sono grandi bacini di popolazione e grandi bacini di imprese. Se guardiamo in Europa non sono tantissime, perché ci siamo noi qua, nella parte nord dell'Italia, come vedete questa è un'immagine notturna e fa capire come ci sia un'urbanizzazione larghissima in tutta questa parte nord. C'è la Ruhr in Germania, che infatti è un'altra regione molto forte, c'è tutta la zona tra Bruxelles e l'Olanda e Amsterdam. Parigi ha una forma un po' diversa perché ha un grande centro circondato da una costellazione di centri, non è proprio una mega city region. E poi c'è tutto il sud dell'Inghilterra. Quindi tant'è che noi riconosciamo in questi luoghi i luoghi che sono più competitivi, quelli che funzionano meglio, quelli che hanno la maggiore ricchezza di servizi, proprio perché sono grandi bacini di popolazione. Secondo punto, la storia delle città è sempre stata la storia delle più grandi innovazioni. Allora, lo dico molto brevemente, ci sono libri che hanno studiato questo fenomeno, no? Si dice c'è stata una fase di innovazione culturale e intellettuale, soprattutto Atene nel 500 a.C., Firenze nel 1400, Londra nel 1600, eccetera.
Poi c'è stata una fase di innovazione tecnologico-produttiva industriale, Manchester, Glasgow, Detroit, Palo Alto. Poi una fase di innovazione culturale e tecnologica, quando si è introdotto anche tutto il meccanismo artistico. Pensate, no? Quando si è introdotto il cinema, prima uno poteva soltanto andare a teatro a vedere uno spettacolo e poi è diventata invece una cosa raggiungibile a tutti. Questo è nato in alcune città, che però come vedete sono città un po' più periferiche rispetto alle prime che sono tutte le grandi capitali. E infine c'è l'ultima fase dell'innovazione tecnologica che riguarda le città, che è quella che mette insieme tecnologia, arte e internet, no? E sono... c'è un altro movimento, nel senso che si integrano tutte le dimensioni precedenti, la tecnologia, l'arte, la cultura, ma anche si sposta sempre più verso aree vaste, cioè non più soltanto le città capitali come era stato nella prima fase dell'innovazione, ma grandi città con i loro bacini di riferimento. E questo è un fatto molto importante perché appunto abbiamo ancora le città che sono al centro dell'innovazione, ma questo centro di innovazione riguarda un'integrazione di tante dimensioni diverse e un'integrazione di territori molto più vasti rispetto ai quali noi siamo al centro. Questa è un'immagine notturna del mondo, spero che si veda, sì, un po' si vede. È molto importante anche che il fatto che l'introduzione delle comunicazioni a distanza, di internet, eccetera, ha permesso relazioni a distanza, per questo ha permesso anche l'allargamento così grande delle città. Questa per esempio è un'immagine delle comunicazioni via Facebook e guardate come assomiglia moltissimo all'immagine precedente, che è quella delle città. Questa è un'immagine delle comunicazioni via Twitter e anche questa si assomiglia moltissimo. Quindi vuol dire che una volta si pensava che se si sviluppavano le comunicazioni a distanza sarebbe sparita la necessità di vedersi, di stare vicini, di stare nelle città. Invece sta succedendo il contrario. Cioè, quanto più abbiamo la possibilità di comunicare a distanza, tanto più anche abbiamo motivi per vederci, per stare vicini, per creare delle comunità. Terzo punto, come si colloca Milano e l'area milanese, quindi sto parlando di tutta l'area dentro la quale siamo inclusi, dentro a questo panorama? Sta bene? Che tipo di posizione ha? In realtà ha una posizione molto buona. Allora, questa è... una delle prime analisi che sono state fatte a livello europeo di quali sono le zone più forti in termini di sviluppo dell'Europa, e come vedete questo è rappresentato da questa che è stata chiamata banana blu, perché dice l'asse più forte di sviluppo è quello che collega Londra, Bruxelles, la Ruhr e Milano. Successivamente la Commissione europea ha fatto quest'altro studio dicendo l'area più forte dal punto dello sviluppo è quella che sta dentro a questo pentagono tra Milano, Monaco, Amburgo, Londra e Parigi, e in quest'area, con il 14% di tutto il territorio, vivono il 32% degli abitanti e si produce quasi il 50% del prodotto interno lordo. Quindi noi siamo collocati in una buona posizione perché stiamo dentro a questo contesto. Questo è un altro studio che fa un ranking di tutte le città, province, diciamo, del mondo, dal punto di vista della concentrazione delle grandi multinazionali e quindi dei centri di potere più importanti dal punto di vista economico. E dividono alfa, beta, gamma, città alfa, beta, gamma. E come vedete Milano è molto in alto, subito dopo Hong Kong, Parigi, Singapore, Londra e New York. E quindi è collocata in una posizione molto buona, tant'è che sotto... In rosso ci sono le città europee, come vedete sono quasi tutte sotto livelli molto più bassi. Anche in termini di centri di localizzazione di multinazionali, Milano è subito dietro alcune grandi città. In termini di disoccupazione ha una buona performance, nel senso che siamo subito dietro, in termini di basso livello di disoccupazione, dietro a Oslo, Zurigo, Monaco, Amsterdam, e davanti a molte altre città. In termini di prodotto interno lordo siamo la prima città non capitale di tutte le altre città. Questa è la percentuale del prodotto interno lordo della città rispetto a quello nazionale. Quasi tutte le altre sono capitali e invece Milano è l'unica non capitale. In termini di qualità della vita si stanno facendo passi avanti, perché naturalmente oggi
non è più tanto importante solo l'accesso alle infrastrutture, è molto importante anche la qualità della vita, perché ormai l'economia della regione urbana milanese è fatta di centri di ricerca, di servizi, di finanza, di moda, di mobile, di design, di comunicazioni e media, no? Quindi di tutte quelle attività che oggi chiedono di attrarre talenti e università, no? E quindi la qualità della vita è un fatto molto importante. Allora, noi siamo partiti abbastanza male perché Milano è una tipica città industriale con tanto inquinamento, tanta congestione, eccetera. Però, come vedete anche qua, queste erano le prime 52 città, una vecchia indagine, eravamo passati dal 62esimo posto al 52esimo posto. Questa è un'indagine che è uscita sempre dall'Ocse da pochi mesi, del 2016, scusate, e siamo passati al 41esimo posto con dietro parecchie altre città che hanno una qualità della vita inferiore rispetto alla provincia di Milano. Una sorpresa è venuta fuori dall'ultima classifica italiana del Sole 24 Ore, avrete letto sui giornali, improvvisamente Milano, che era sempre stata in fondo, è risultata la seconda dopo Bolzano. In genere c'erano sempre, no, città di altra natura. Un'ultima cosa che vorrei citare prima di passare a guardare un pochino Brugherio da vicino e arrivare verso la mia conclusione è che in termini di quello che si dovrà fare in futuro l'Europa ha stabilito degli obiettivi, no? Allora, sul tema dell'impiego, questa è l'agenda europea 2020, cioè, sui temi dell'impiego hanno detto che almeno il 75% della popolazione fra 20 e 64 anni dovrebbe essere impiegata nel 2020. In termini di ricerca e sviluppo, che almeno il 3% del prodotto interno lordo dovrà essere investito in ricerca. In temi di clima e lotta al cambiamento climatico e sostenibilità, che bisognerà diminuire le emissioni del 20%, avere un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% e incrementare la nostra capacità di fonti rinnovabili del 20%. In termini di educazione è importante ridurre il drop out dalle scuole almeno del 40% e in termini di lotta alla povertà almeno 20 milioni di persone in meno dovranno essere povere nel 2020. Questi sono i grandi obiettivi che l'Unione Europea ha dato in termini di cambiamento del processo. Quello che voglio sottolineare è che quasi tutti questi cambiamenti hanno a che fare con temi che riguardano le città, perché sono soprattutto le città dove i temi del cambiamento climatico, della povertà, dell'impiego, dell'educazione, della ricerca si concentrano, e quindi è evidente che noi è soprattutto da qua che possiamo partire. Chiudo guardando un pochino alcune cose di Brugherio. Allora, io ho diretto questa ricerca che ha costruito un atlante delle trasformazioni in tutta Italia, se siete interessati ve la potete andare a guardare perché è online ed è www.postmetropoli.it, e questa è, ho provato oggi pomeriggio, preparando questa relazione, a tirare fuori alcune cose di Brugherio. Alcune sono già state dette nelle relazioni bellissime che mi hanno preceduto. Allora, per esempio, questa è la variazione percentuale della popolazione tra il 91 e il 2011. Tutte il colore rosa sono tutti i comuni che hanno perso popolazione. Il comune verde, i verdi a seconda sempre più scuri, sono quelli che hanno guadagnato popolazione. Allora, qua cosa vediamo? Che la parte centrale intorno a Milano ha perso popolazione, sono tutte rosa o addirittura rosse, cioè hanno perso tanta popolazione. La parte verde scura, che è quella che è cresciuta di più, è collocata soprattutto nelle zone del sud, che sono quelle che una volta invece perdevano popolazione perché erano comuni agricoli, e Brugherio è in una buona posizione, nel senso che pur essendo nella parte più sviluppata della regione urbana ha avuto un incremento tra il 91 e il 2011 dell'11% della popolazione. Monza ha perso negli stessi 20 anni l'1% della popolazione, Sesto San Giovanni ha perso il 12% della popolazione e Milano ha perso il 9% della popolazione. Quindi vuol dire che è ancora un comune che attrae in un contesto che invece ha una parte centrale che perde popolazione e una parte esterna che invece la guadagna soprattutto al sud. C'è però un tema che è quello del suolo consumato, no?
Allora, il consumo di suolo è un problema, sappiamo che bisogna investire su quello perché si è consumato molto suolo in passato e da questo punto di vista ci collochiamo, Brugherio si colloca in una posizione simile a quella dei comuni intorno, no? Ha consumato il 47,2% del suo suolo, Monza il 42%, Sesto il 56%, Milano il 47%. E in termini di consumo pro capite è invece abbastanza alta, forse una delle più alte, vuol dire che ci sono più case basse, più estensione, no? Rispetto per esempio a Monza che ha 115 metri quadri consumati per abitante, Sesto San Giovanni ne ha 87, è molto densa e molto alta, e Milano addirittura 70 perché è molto densa e gli edifici sono molto alti. Un altro aspetto è quello invece della popolazione anziana. Allora, questo è un dato abbastanza interessante, nel senso che era una popolazione molto giovane quella di Brugherio, perché abbiamo visto è cresciuta in pochi anni da 3.500 a 35.000 abitanti, no? È cresciuta di un ordine di grandezza. E però ha subito, soprattutto nel periodo tra il 91 e il 2011, un processo di invecchiamento abbastanza rapido, più rapido di quello di altri comuni che hanno ovviamente una percentuale di popolazione anziana maggiore, eh? Però qui è cresciuta molto di più, no? È cresciuta del 119% la popolazione sopra i 65 anni a Brugherio, del 72% a Monza, del 58% a Sesto San Giovanni e del 24% a Milano, che ha una popolazione anziana molto maggiore in termini assoluti. Queste sono solo le percentuali. Però se lo guardiamo qua, no? Se lo guardiamo in questa immagine, ci rendiamo conto che appunto è un po' al confine di quest'area dell'est milanese dove il fenomeno del rapido invecchiamento della popolazione sta diventando abbastanza significativo. Un altro aspetto di cui abbiamo appena parlato è quello della popolazione straniera. Anche qua il ragionamento è lo stesso, cioè si partiva da una popolazione straniera molto limitata e quindi è cresciuta molto, no? A Milano è cresciuta nei 20 anni la popolazione straniera del 564%, perché è partita già con valori molto alti, a Sesto del 1198%, a Brugherio però del 1254%. Abbiamo sentito prima che è solo il 10%, no? La popolazione straniera, però è chiaro che c'è stata anche una crescita molto rapida, perché prima la popolazione straniera si è concentrata soprattutto nella grande città e poi ha cominciato ad espandere. Tant'è che qua vedete che le zone più scure, quindi quelle con la crescita di popolazione straniera maggiore, sono tutto questo settore che sta tra Milano, Bergamo e Brescia, nella fascia bassa, che sono piccoli e medi comuni che permettono condizioni di accesso al mercato dell'abitazione più accessibile, sono abbastanza vicini al contesto. Sto quasi per finire. Un altro aspetto interessante è la percentuale dei nuclei familiari con un solo componente. Questo è il 1991. A Brugherio solo il 17% delle famiglie era fatta da una sola persona. Vedete che erano molto più alte. A Milano era già il 32%, a Sesto era il 23% e a Monza era il 21%. Quindi vuol dire famiglie più numerose. Cioè a Brugherio c'erano famiglie più numerose in una quantità. La proporzione è rimasta la stessa, però è cresciuta moltissimo, un po' perché è cresciuta anche la popolazione anziana, no? E però capite che adesso il 27% della popolazione di Brugherio è fatta da famiglie che hanno una sola persona, di un unico componente. Naturalmente sono a Milano il 45% e a Sesto San Giovanni il 36%, a Monza il 33%. Quindi è ancora relativamente una situazione con famiglie più numerose rispetto al resto della regione urbana, e però appunto comincia ad avere delle... Questo tema è un tema a livello nazionale molto importante, che però anche qua comincia ad avere un qualche influsso. Superficie media delle abitazioni occupate dai residenti al 2011. Come sono fatte le case? Qui non c'è grandissima differenza. Sono case abbastanza ampie, cioè le case degli abitanti di Brugherio hanno una media di 91 metri quadri per appartamento, che è una media alta, no? Vuol dire che ci sono molte case molto grandi, naturalmente è la storia del pollo di Trilussa, però insomma comunque la media è alta ed è un po' più bassa di Monza, ma più alta sia di Sesto che di Milano. Reddito pro capite dei residenti, questo è naturalmente un dato medio,
è un dato che è abbastanza vicino a quello di Sesto, ed è più basso sia di quello di Monza che di quello di Milano. Prezzi medi di vendita, di compravendita delle abitazioni nel 2012, secondo i dati dell'Agenzia di monitoraggio del mercato immobiliare, sembrano essere molto bassi, quindi in qualche modo questa è una condizione di accessibilità al mercato dell'abitazione rispetto a Monza, anche Sesto San Giovanni e Milano. E infine, credo, no quasi, percentuale di raccolta indifferenziata. Qua Brugherio è davanti a tutti quanti, nel senso 65%. Contro il 55% di Monza, il 35% di Sesto e il 36% di Milano. Chiudo quasi, poi ho solo due parole di conclusione, anche dicendo che è molto ben collocata Brugherio, che vedete qua, rispetto al commercio, infrastrutture di loisir, eccetera. Nel senso che, come vedete, qua c'è una grande concentrazione di attività commerciali che creano una buona dotazione. Allora concludo riprendendo il discorso fin dall'inizio. Allora, le città sono cambiate, hanno superato i confini amministrativi, si sono estese nel territorio. Molte di quelle più vitali sono diventate grandi regioni urbane e sono molto diverse dalle mega city dell'Asia, della Cina, eccetera, no? Sono regioni urbane perché sono network, reti di città, e quindi non sono più aree metropolitane nel senso di un centro e una periferia. Con il cambiamento della forma della città e la rivoluzione digitale, quindi internet, le città continuano ad essere laboratori dell'innovazione e sono i nodi delle reti globali, sono i luoghi dove si concentrano molti problemi ma dove anche si possono avere le risorse per risolverli. L'area milanese continua ad avere una posizione di rilievo tra le città globali e presenta elevati livelli di attrattività e di benessere. Recentemente ha iniziato anche ad affrontare problemi di qualità della vita che nella nuova fase dell'economia della conoscenza avrebbero potuto frenare lo sviluppo e possono diventare invece dei fattori di sviluppo. Dovrebbe essere capace, l'area milanese nel suo complesso, di elaborare strategie di sviluppo come fanno molte grandi città europee per migliorare le proprie performance, i livelli di qualità della vita che stanno comunque già crescendo. Brugherio partecipa direttamente allo sviluppo della grande regione urbana in cui è inserita. Presenta un profilo interessante perché è una dinamica della popolazione ancora positiva, diversamente da tutte le città circostanti, anche a causa di una minore tensione nel mercato dell'abitazione. Una popolazione più giovane, ma che sta invecchiando, un consumo di suolo abbastanza elevato e quindi questo è un problema, anche eccellenti condizioni in termini di accesso ai servizi e di sostenibilità. Abbiamo visto come esempio il tema della raccolta differenziata. Può dunque partecipare a pieno titolo al processo di crescita della regione urbana senza subirne alcuni degli aspetti negativi che abbiamo visto e vi ringrazio. Ringrazio davvero il professor Balducci per questa esposizione molto bella, molto chiara, e mi viene da dire che avremo bisogno di, non so, un convegno, di un altro spazio per approfondire tutti gli aspetti che ci ha delineato e chissà, magari potremo fare un convegno più avanti. E Vi chiedo di rimanere ancora qui perché abbiamo ancora delle tante belle cose da seguire. Adesso, finita la prima parte delle relazioni, e prima di dare la parola agli interventi del pubblico, abbiamo un'altra sorpresa musicale. Allora io invito il direttore della scuola di musica Luigi Pisari, il professor Gambaro, a illustrarci.
Grazie, e davvero bravi questi ragazzi, veramente complimenti. Adesso passiamo alla seconda parte. Io vi avevo detto all'inizio che questa sera non avrei voluto dare i tempi, contrariamente a quello che faccio in ogni consiglio comunale. Però vedo che siamo andati molto avanti, per cui ho delle persone già in elenco e adesso chiamo a parlare. Vi prego assolutamente di stare in ogni intervento sotto i 5 minuti. Consentitemi, mentre chiamo Don Vittorino, parroco della comunità pastorale Epifania del Signore, lo chiamo qui appunto a fare il suo intervento, il suo saluto, può accomodarsi qua. Consentitemi un attimo di salutare il professor Balducci, che deve lasciarci e deve andare via, ma sono qui. Prima di tutto grazie a chi mi ha invitato, anche se ovviamente l'occasione è del massimo rilievo. Purtroppo il tempo mi è tiranno, cercherò allora di esprimere un pensiero che subito mi è venuto appena accolto l'invito. Che cosa avrei potuto dire? E allora cerco di essere abbastanza sintetico. Ho preso lo spunto, prima di tutto, da due simboli della nostra città, la mongolfiera e poi le reliquie dei magi. La mongolfiera che ci indica, a mio modesto avviso, quel desiderio di volare in alto. E non a caso celebriamo, se non erro, il 13 marzo del 1784, l'anniversario del primo volo nella nostra nazione, nel nostro paese. Quindi volare in alto. I magi, il cammino di ogni persona. Ma non è un vagabondaggio, è un cammino, il che vuol dire si è guidati verso una meta da qualcosa che illumina il tragitto. E allora questi due riferimenti simbolici mi sembrano importanti. Per dare un contenuto mi sono ispirato a un autore famosissimo, non so se lo conoscete, spero di sì, Dietrich Bonhoeffer, che era un pastore evangelico impiccato nell'aprile del 45 perché scoperto facente parte di quel complotto contro Adolf Hitler. E c'è un bellissimo libro, ve lo dico, Resistenza e resa, lettere scritte dal carcere. A pagina, adesso attendete, pagina 64, c'è un pensiero che dopo vi leggerò qualcosa, però vorrei introdurlo. Mongolfiera e magi. Concretamente cosa vuol dire? Cosa vi voglio dire, così parlando in maniera molto semplice? Un invito a un'etica della responsabilità a fronte e contro a un'etica della stupidità. Etica della responsabilità. Questa sera abbiamo avuto degli accenni, seppur fuggevoli ma significativi, alla storia del nostro comune. Però vorrei richiamare anche una presenza importante del mio predecessore, Don Nova, un parroco e una comunità, come del resto avete potuto leggere, nel decreto del Re si parlava della parrocchia, quindi una comunità e il suo pastore, che sono stati una presenza fondamentale nel costituirsi di questa realtà che oggi è il nostro comune di Brugherio. Etica della responsabilità, che vuol dire in modo particolare, diceva Bonhoeffer, farsi una domanda: che cosa lasceremo alle nuove generazioni? Siamo qui in un luogo simbolico che è l'aula consiliare della nostra città. E se permettete, è l'augurio che ci facciamo tutti, perché anch'io ce n'ho bisogno, ma che in modo particolare faccio l'amministrazione e i consiglieri. Etica della responsabilità vuol dire andare al di là delle logiche
corporativistiche, delle logiche del mal di pancia, delle logiche dell'immediato, delle logiche di un fare concreto che però non ha un'ampiezza di riflessione, quell'ampiezza di riflessione sulla vita di una comunità in tutti i suoi aspetti, che diciamo con un termine che purtroppo rischia di essere generico, ma che è fondamentale, il bene comune, cioè la realizzazione di quelle condizioni per cui una comunità civile possa riconoscersi appartenente non a un registro dell'anagrafe, pur nella sua significanza, ma tutto sommato freddo, ma in una relazione di rapporti, di progetti, di sogni, anche di confronti, ma tendenti ad uno scopo che è appunto l'appartenenza civile a questa realtà. Etica della responsabilità vuol dire dedicare anche tempo a richiamare quei valori fondanti e fondamentali della nostra Costituzione. Io personalmente mi sono molto emozionato quando all'inizio abbiamo ascoltato l'inno di Mameli, ma non per essere retorico, per riconoscere un'appartenenza. È la Costituzione che è venuta fuori da una storia che sappiamo bene e da una sofferenza e da una lotta e da una partecipazione di forze diverse, sia religiose che ideologiche, e deve essere davvero la nostra stella polare. Altrimenti si rischia di andare vagabondando, facendo magari, ma non costruendo. Mi termino qui. L'etica della responsabilità a fronte dell'etica della stupidità. Questo termine, stupidità, non dovete prendere una sua accezione, diciamo così, volgare, da marciapiede, se è uno stupido, è un ragionamento stupido, ma nell'accezione che adesso mi permetto di leggere dalle parole di questo martire della vita politica, della vita vera di un paese che purtroppo ha fatto le spese di un'etica irresponsabile. Dice così: per il bene, la stupidità è un nemico più pericoloso della malvagità. Contro il male è possibile protestare, ci si può compromettere. In caso di necessità è possibile opporsi con la forza. Il male porta sempre con sé il germe della autodissoluzione, perché dietro di sé nell'uomo lascia almeno un senso di malessere. Ma contro la stupidità non abbiamo difese. Qui non si può ottenere nulla, né con proteste né con la forza. Le motivazioni non servono a niente. Nel fare questo, lo stupido, a differenza del malvagio, si sente completamente soddisfatto di sé. Anzi, diventa addirittura pericoloso perché con facilità passa rabbiosamente all'attacco. Poco avanti, ci accorgiamo con stupore di questo in certe situazioni nelle quali si ha l'impressione che la stupidità non sia un difetto congenito, ma piuttosto che in determinate circostanze gli uomini vengano resi stupidi, ovvero si lasciano rendere tali. E poco più avanti dice: il fatto che lo stupido sia spesso testardo non deve ingannare sulla sua mancanza di indipendenza. Parlandogli ci si accorge addirittura che non si ha a che fare direttamente con lui personalmente, ma con slogan, motti, eccetera, da cui egli è dominato. È un augurio che faccio a me, che faccio l'amministrazione, ai consiglieri e, se permettete, a tutti voi. Liberiamoci da questa etica della responsabilità, che è accomodante, che è suadente, che ci fa sentire tutti su una scala mobile, sul tapirulan che ci porta, che mentre ci riempie lo stomaco, la pancia, se volete, ci svuota il cervello e si va avanti per luoghi comuni. Non siamo più riflettere, confrontarsi, vedere, analizzare, avere degli scopi, dei sogni. Ecco,
Allora questa sera lo faccio ovviamente da cittadino, ma lo faccio anche da parroco. Auguro a tutti noi, alla nostra città, di crescere sempre più nell'etica della responsabilità, perché tutto ciò che la storia ci ha consegnato sia accolto e sia trasmesso, sapendo da dove siamo venuti, ma avendo davanti un futuro che è da costruire, ripeto e chiudo, non da gente che vagabonda, non da gente che tira sera, ma avendo come stella polare la Costituzione e avendo come sogno che in questa città si possa vivere sempre meglio, perché ciò che ci sta a cuore, ciò che ci impegna è il bene comune, nessuno escluso. Grazie Don Vittorino, non ho osato interromperlo perché sarebbe stato un peccato mortale interrompere un discorso così. Andiamo avanti, ribadisco però il tempo. Prima negli interventi si è fatto accenno ad una figura che è stata molto importante per Brugherio, Giacomo Bassi. Ebbene, la facciamo un pochettino rivivere dalle parole della signora Graziana Bassi, che è la figlia. Prego, signora. Ringrazio innanzitutto il dottor Palombelli che mi ha dato delle notizie su mio padre di cui io ero assolutamente all'oscuro. Non sapevo che anche durante la sua permanenza a Brugherio non avesse denunciato mai la presenza di famiglie di religione ebraica. Ecco, io sono stata invitata a presentare la figura di mio padre che aveva fatto di Brugherio la sua patria adottiva e da segretario comunale aveva desiderato mettersi al servizio di questa comunità. Mio padre era nato a Gottro di Carlazzo, un piccolo paese in provincia di Como, ed aveva scelto come sede della sua attività professionale Brugherio per stare accanto alla sorella, sposa dell'allora maresciallo dei carabinieri. Qui aveva conosciuto la signorina Maria Gatti, che apparteneva ad una famiglia che ha rappresentato uno degli esempi più significativi dell'imprenditoria brugherese. I Gatti, originari di Albiate Brianza, si sono dedicati alla lavorazione del ferro per alcune generazioni. Nella seconda metà dell'Ottocento la loro attività era stata quella di ferrare i cavalli. Poi, con notevole capacità imprenditoriale, erano riusciti ad ampliare il proprio raggio di intervento dedicandosi alla costruzione di recinzioni. Per esempio, la recinzione del Politecnico è stata realizzata da loro. Cancelli, serbatoi, carpenteria in genere. Queste nuove iniziative li avevano portati a realizzare una sede più ampia dove lavoravano più di 100 operai. Vorrei citare come esempio di correttezza e di onestà imprenditoriale un episodio che li aveva visti protagonisti negli anni 30 e che testimonia l'estremo rispetto portato ai prestatori d'opera di allora. L'azienda era stata colpita dal fallimento di un cliente, fallimento che negli anni di crisi precedenti la Seconda Guerra Mondiale erano molto frequenti. I Gatti non hanno esitato a vendere in tutta fretta e sotto costo la casa che era un po' simbolo della famiglia perché era stata portata in dote dalla bisnonna, per non congedare gli operai senza lo stipendio loro dovuto. Penso che tale serietà e onestà nei rapporti aziendali ci debba molto suggerire anche oggi.
Tenuto conto del fatto che a quei tempi l'economia era prevalentemente rurale e le poche aziende a carattere artigianale a conduzione familiare. Mio padre si era reso conto della necessità di creare una classe imprenditoriale che fosse sostenuta da un'adeguata preparazione culturale per essere in grado di affacciarsi con maggiore consapevolezza al mondo della finanza. Per questo aveva aperto una scuola di disegno professionale che era frequentata dagli artigiani e futuri industriali di allora, quali Tiruzzi, Bonalumi, Pollastri, alcuni nomi che sentivo citare. Egli, che aveva conseguito due lauree, era convinto che la cultura rendesse più libero chi ne era in possesso, ma che dovesse essere comunicata agli altri perché tutti potessero diventare più uomini. Per questo insegnava a titolo gratuito in quella scuola che sarebbe poi continuata nella Fondazione Clerici, preoccupato di preparare i giovani a svolgere un'attività lavorativa in modo degno. Ma questa non è la sola testimonianza della presenza del papà Brugherio. Qui egli era ritornato dopo essere stato collocato a riposo, perché era il luogo di nascita della moglie, perché era legato da particolare affetto. E qui aveva sentito che Brugherio era stata insignita del titolo di città ed era stato bandito un concorso che avrebbe premiato la monografia più completa relativa alla storia di Brugherio. Si era subito dato da fare, aveva frequentato la biblioteca di Monza e soprattutto l'archivio arcivescovile della Curia di Milano ed aveva messo insieme una preziosa ricerca che ottenne l'ambito premio e ancora testimonia la sua vivacità intellettuale. Ma a Brugherio il papà era stimato per la sua disponibilità nei confronti di tutti, per la sua professionalità vista come servizio alla comunità. Questa attenzione agli altri lo aveva portato a compiere un gesto che egli sentiva come semplicemente semplice compito di un dovere, come realizzazione di quell'essere uomo che è soprattutto aiuto a chi ne ha bisogno. Questo gesto ha avuto un riconoscimento postumo che noi figli, memori della predilezione manifestata dal papà per Brugherio, abbiamo deciso che gli venisse conferito proprio in quest'aula consiliare. I fatti che gli hanno ottenuto il titolo di giusto tra le nazioni si sono svolti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Giacomo Bassi era stato mandato come segretario di un consorzio di comuni, Canegrate e San Giorgio su Legnano. A Canegrate era sfollata una famiglia ebrea che aveva visto la propria casa di Milano distrutta dai bombardamenti. Si trattava di una famiglia composta da genitori e tre figli che avevano tentato invano di scampare alla furia nazista chiedendo ricovero in Svizzera e poi, di fronte al fallimento dell'impresa, avevano deciso di chiedere aiuto al segretario che era parso loro persona onesta e disponibile. Proprio colui che avrebbe dovuto segnalare la loro presenza nel territorio comunale non esitò a mettere sul piano della scrivania carte di identità in bianco che, compilate su suo suggerimento, avrebbero dovuto certificare il loro status di profughi siciliani nel momento in cui le comunicazioni tra il nord e il sud dell'Italia erano state interrotte dalla linea gotica. La prego se può concludere. Adesso arrivo a concludere. Il papà era ben consapevole di mettere a repentaglio con quel gesto non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi familiari. I contente non potevano certo rimanere a Canegrate con quella nuova identità, furono quindi ospitati in un'aula delle scuole elementari di San Giorgio, dove vissero fino alla conclusione del conflitto.
Brugherio, memore grata, ha dedicato una via a questo figlio adottivo che aveva svolto qui la sua attività professionale con grande attenzione alla cittadinanza, preoccupato della crescita dei giovani, convinto che la fiducia nella vita e la serenità nascono proprio dal perseguire quei valori di solidarietà e di aiuto agli altri che solo la fede e la cultura possono elargire. Concludo ringraziando il sindaco e la presidente del Consiglio Comunale e riassumendo la figura di mio padre nel motto che gli è stato dedicato dai colleghi che gli hanno intitolato la sede del loro sindacato autonomo. Giacomo Bassi, un uomo al servizio dell'uomo, servitore dello Stato, fedele ai valori umani. Grazie. Abbiamo parlato questa sera anche della mongolfiera e quindi non poteva non esserci l'intervento del presidente della Compagnia della Mongolfiera, Roberto Pirruccio. Prego. Sto in piedi perché sennò la giacca mi dà fastidio. Sarò velocissimo. Mi hanno detto di stare veloce, io sarò velocissimo, non ho scritto niente, quindi sarò per forza veloce. Stasera sono contento perché ho rincontrato un vecchio amico, il dottor Massimo Carisi. E tutto era partito proprio nel 1984, quando c'è stata i festeggiamenti del bicentenario della prima ascensione in mongolfiera. In quell'occasione io ebbi l'occasione di poter volare a Brugherio. Il volo mi entrò nel sangue, dopodiché la cosa venne dimenticata, però è rimasto nel mio cuore qualcosa sempre di poter mantenere vivo questo fatto importante per Brugherio, che Don Vittorino ha messo in risalto, no? Nel momento in cui dice che il logo ha la mongolfiera e i tre re magi. Tra l'altro, guarda caso, anche tre uomini hanno volato in mongolfiera, quindi si lega strettamente ai tre re magi, dove un imprenditore brugherese ha fatto una piccola mongolfiera con su tre re magi, che alla prima occasione Don Vittorino le donerò. Volevo solamente dire che io ho inseguito un sogno e credo che i sogni vadano inseguiti e si realizzano se uno li insegue, le persegue con perseveranza, ci crede con determinazione. 5 anni fa abbiamo fondato la Compagnia della Mongolfiera. Oggi ci vestiamo così non perché è carnevale, ma perché vogliamo ricordare questo fatto importante per Brugherio. Molti forse dimenticano che questo fatto non è importante per Brugherio, ma è importante a livello mondiale. Noi siamo e deteniamo questo record perché a Brugherio si è compiuto il primo volo dopo i 4 voli che hanno compiuto i fratelli mongolfieri in Francia. Quindi il primo volo al mondo fuori dalla Francia è stato compiuto a Moncucco di Brugherio ed è riportato in tutti i testi di aeronautica militare, civile. L'aeronautica militare italiana lo ritiene il momento della nascita. Come dicevo, io ho dei sogni, noi della compagnia abbiamo dei sogni. Siamo tornati dalla Francia alla città gemellata con Brugherio, abbiamo fatto un volo bellissimo, loro ogni anno mantengono un meeting di mongolfiere, quest'anno ce n'erano 55, tutti i componenti della mongolfiera con i quali siamo andati hanno fatto un volo, abbiamo volato per 3 giorni, sono tornato e ho detto ai miei soci, ma perché non compriamo una mongolfiera? Mi ha detto, sei matto, è passato un mese e ho ricevuto una telefonata da una persona che a Brugherio ha già donato un monumento ed è il primo brevetto in Italia di volo in mongolfiera, brevetto numero 1, il signor Piero Poratti, mi ha chiamato e mi ha detto, Roberto, la mongolfiera te la regalo io. Quindi oggi Brugherio ha una mongolfiera, ma non è della compagnia, è della città di Brugherio, quindi tutto Brugherio se ne può fare uso ogni qualvolta lo riterrà necessario.
Io credo che sia necessario anche da parte della cittadinanza prendere in seria considerazione questo patrimonio che abbiamo. È un fiore all'occhiello, un biglietto di presentazione, rappresenta Brugherio. Noi andiamo nelle scuole, finisco, andiamo nelle scuole e ai bambini generalmente gli chiedo: ma quando sei in vacanza tu, o sei lontano da casa, e ti chiedono da dove arrivi, che cos'è che gli dici? Io mi ricordo che quando andavo via, per essere molto veloce, dicevo o Milano o Monza, perché erano conosciuti. Non avevo altre giustificazioni per dire da dove arrivavo, perché Brugherio era sconosciuto ai più. Da un po' di tempo non lo faccio più. Io dico orgogliosamente che sto a Brugherio e se mi chiedono, allargano gli occhi e si stupiscono non capendo da dove arrivo, gli dico che è il luogo dove ebbe inizio il volo in Italia. Quindi questo per me diventa un punto d'orgoglio. Quest'anno abbiamo fatto un buon lavoro assieme a due artisti che sono due soci, uno è Sergio Magno che ha rifatto un quadro che stavolta non è la partenza ma è l'arrivo della mongolfiera che è andata a cozzare contro un gelso. Voi sapete che il gelso in dialetto milanese è il benciamà burun, io non sono di Milano, me l'hanno insegnato, l'ho imparato. L'anno scorso abbiamo fatto la Masna dal Balun, la partenza. Quest'anno abbiamo fatto il Murun dal Balun, l'arrivo. Perché? Perché Andreani, nel momento in cui è partito, si è alzato velocemente, ha volato per un po' di miglia, è andato a Caponago, a Cascina Seregna e poi doveva atterrare. Ma lui non era un pilota dei giorni d'oggi che hanno ore di volo, dove gli insegnano come si fa a volare, come si fa ad atterrare. Lui non sapeva atterrare, non aveva mai atterrato con un aerostato. E quindi la discesa però è stata un po' più veloce. Ho finito. La storia è interessante. Ho finito. E lei andà a finire su un muron, noi l'abbiamo chiamato il muron del Balù. Domani in piazza ci sarà un annullo postale delle Poste e Telecomunicazioni con una cartolina che rappresenta il quadro di Sergio Maino. Inoltre c'è un piccolo racconto di un nostro socio che è il signor Fulvio Bella, che racconta quello che il conte poteva pensare nel momento in cui da Cascina Seregna si recava verso la villa, tornava, cosa gli poteva frullare per la testa. Io ho finito, ringrazio e mi scuso col presidente se sono stato troppo lungo e auguro a tutti un buon volo, volate alto tutti quanti. No, in realtà spiace a me dover interrompere queste belle manifestazioni, però vorrei proprio far parlare tutte le persone che già hanno dichiarato la volontà di parlare, solo per questo che vi dico di far fretta. Allora, durante le relazioni abbiamo sentito un'altra cosa importante, che fra le persone che si sono trasferite a Brugherio c'è una comunità piuttosto di grande numero, la comunità di Resuttano. Allora do la parola adesso a Giuseppe Guida, che è il presidente dell'Associazione Amici di Resuttano, per dirci qualcosa di questa loro esperienza. Io so che lui ha preparato una bellissima e lunghissima relazione che però deve accorciare, altrimenti non ce la facciamo. Prego. Intanto buonasera a tutti e voglio anticipatamente ringraziarvi per la pazienza che avrete di ascoltarmi per qualche minuto. Sente? Vorrei anche ringraziare il nostro sindaco troiano, la dottoressa Martello, per averci invitato a partecipare a questa serata. Sono qui per parlare dell'Associazione Amici di Resuttano, che ho l'onore di rappresentare come presidente. Oggi a Brugherio vivono circa 700 persone originarie di Resuttano, che con figli e nipoti formano la comunità di emigrati più numerosi della città. La maggior parte di noi si è trasferita al nord negli anni 60, non certo per villeggiatura, ma perché a Resuttano, e non solo, in quel periodo, nonostante si lavorasse dall'alba al tramonto, facendo enormi sacrifici, si doveva praticamente rinunciare un po' a tutto. Certo il pane non mancava, ma quasi nessuno riusciva a assicurare alla propria famiglia una vita serena e dignitosa. Per noi giovani di allora nessuna prospettiva, nessuna speranza di una vita diversa, niente. Da tutto questo scaturisce la voglia di cambiare, andare via, sperando di migliorare la propria vita. Il nord. A nord c'erano le fabbriche,
c'era il lavoro, c'era la speranza di una vita più dignitosa. Poi alcuni sono andati in Germania, in Inghilterra, in Belgio, ma tanti siamo rimasti in Italia, soprattutto in Piemonte e Lombardia. Molti rosuttanesi si sono fermati qui a Brugherio, dove magari c'era un parente o un amico arrivato prima di loro. Siamo partiti con la voglia di migliorare, cambiare vita. Tutti però abbiamo lasciato a Rosuttano affetti, ricordi ed anche un pezzo di noi stessi. Il paese dove si nasce è un po' come il primo amore, non si scorda mai. Sono passati ormai più di 40 anni da allora. Ognuno di noi ha realizzato la propria vita, qualcuno è stato più fortunato di altri, ma tutti siamo perfettamente integrati nella comunità di Brugherio, contribuendo attivamente allo sviluppo e al benessere della città. Col passare degli anni, per vari motivi, si sono un po' persi i contatti tra i rosuttanesi. Spesso mi è capitato di incontrare qualcuno e non sapere che fosse un compaesano. Ed ecco che a tanti di noi, purtroppo non più giovani, è nato il desiderio di fare qualcosa che potesse aggregare i rosuttanesi per stare insieme, scambiarsi opinioni, raccontarsi le storie e magari vivere momenti delle nostre bellissime tradizioni. Il promotore di questa iniziativa è stato il nostro ex presidente ed attuale socio, Salvatore Filì, che è qui presente, che si è prodigato per formare un gruppo di persone che portasse avanti questa idea. Fra queste persone c'ero anch'io ed il nostro attuale segretario Giuseppe Lipira, anche lui presente. Come dicevo prima, l'intento era di fare incontrare le sottanese, organizzando varie manifestazioni che potessero ricordare le nostre origini, usanze e tradizioni. Adesso non voglio annoiarvi, quindi sinteticamente cercherò di illustrarvi cosa è stato fatto in questi anni all'interno dell'associazione. Nel 2007-2008, in collaborazione con l'amministrazione comunale, abbiamo portato a Brugherio un gruppo di ragazzi attori di Resuttano che hanno messo in scena al Teatro San Giuseppe due commedie in dialetto siciliano. La partecipazione e l'apprezzamento del pubblico sono stati notevoli. Il teatro era stracolmo e noi ovviamente felici come dei bambini. Così nel 2009 abbiamo deciso di costituire ufficialmente l'associazione Amici di Resuttano, che oggi vanta oltre 100 soci e che da marzo 2015 ho l'onore di presiedere. Proprio domenica scorsa abbiamo festeggiato con oltre 80 partecipanti il 7° anno della fondazione, con una cena e una serata danzante in allegria. Nel 2010 abbiamo organizzato presso la biblioteca comunale una mostra fotografica con delle bellissime immagini della vita contadina di allora, nelle quali molta gente si è riconosciuta con nostalgia. Per quanto riguarda la tradizione paesana, tutti gli anni, così come fanno ancora oggi a Resuttano, in occasione della festa di San Giuseppe prepariamo il pane benedetto che viene offerto a tutti i partecipanti. Proprio domenica prossima, 20 marzo, alle 11, questa manifestazione si svolgerà nella parrocchia di San Carlo, in piazza Togliatti. Siete invitati tutti. A dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, nel rispetto della tradizione resuttanese, come ringraziamento alla martire, prepariamo ed offriamo ai partecipanti la cucia. Che cos'è la cucia? È un piatto tipico a base di grano duro, bollito, condito con sale e olio d'oliva. La partecipazione a queste manifestazioni tradizionali è molto sentita dai resuttanesi, che rivivono in queste occasioni i bei ricordi di un tempo passato. Queste sono, diciamo così, le attività più importanti che ci occupiamo, ma ci piace anche organizzare serate di divertimento, con cena e musica da ballo, oltre a gite in diversi luoghi di interesse culturale. A proposito di ballo, l'anno scorso abbiamo pensato con i membri dell'associazione di riprendere e riproporre una danza tipica delle nostre zone, che veniva ballata in occasione delle feste importanti. Si chiama controdanza. Ed è un ballo che viene seguito da un gruppo di circa 10 coppie sul tempo della tarantella. Quindi ci siamo preparati ed allenati per alcuni mesi. Abbiamo eseguito questa coreografia a dicembre in occasione del pranzo di fine anno, dove abitualmente scambiamo gli auguri di buone feste. È stato un successo, una giornata di pura allegria alla quale hanno partecipato più di 100 persone tra soci e simpatizzanti, oltre al nostro sindaco Troiano e all'assessore Valli, che ci hanno onorato della loro presenza in un clima veramente festoso. A nome di tutta l'associazione li voglio vivamente ringraziare. Spero di non avervi annoiato ed approfitto per ringraziare tutti i soci, in particolare il gruppo direttivo,
che con grande altruismo e dedizione lavora per organizzare queste belle manifestazioni che ci permettono di rivivere i momenti felici del nostro passato. Grazie a tutti. Grazie signor Guida e anche a tutta l'associazione. Adesso una testimonianza di Fulvio Bella. Sei già in sala, prego. No, io ringrazio il Presidente del Consiglio che mi ha invitato a questo Consiglio Comunale Aperto sulla base di un piccolo merito che ho a Brugherio, nel senso io sono colui che a Brugherio ha da più tempo presenza tra Consiglio Comunale e tra Assessore, ho passato più tempo in Consiglio Comunale. Sono stato eletto nel 75 e sono uscito nel 2005. Per qualcuno magari questo non è un termine, anzi coi tempi che passano magari questo addirittura può sembrare addirittura una cosa da non esibire, invece le esibisco molto volentieri e anzi partecipo a questo Consiglio Comunale proprio per invitare tutti all'impegno, alla politica, perché poi la politica è di chi la fa e di quelli che la conducono. Quindi il problema è questo, noi non dobbiamo sottrarci, ma dobbiamo al contempo sempre essere orgogliosi e dobbiamo essere orgogliosi di questo comune, lo parlo indipendentemente da chi ha governato, io ho fatto parte di maggioranza, ho fatto parte di minoranza. Sto seguendo in questi giorni anche tutta la ricerca per quanto riguarda i 150 anni e posso dirvi da questo punto di vista alcune cose del Comune di Brugherio cui dobbiamo essere orgogliosi, ma orgogliosi forte. Il Comune di Brugherio nella sua storia c'è sempre una grande attenzione alla scuola, l'abbiamo visto dalle ricerche da sempre, alla cultura, l'abbiamo visto per le cose, ai servizi sociali, tant'è vero che abbiamo fatto scuola in tanto tempo, e una cosa che io ci tengo anche all'informazione, il notiziario comunale di Brugherio, da 40 anni che esce, è uscito indipendentemente da giunte, da situazioni, eccetera, dobbiamo essere orgogliosi. Quindi io, il mio invito era solo questo, cittadini, come c'era Fosco esortava la storia, io vi esorto alla politica, fatta in prima persona e col cuore, con l'impegno, con la voglia di cambiare le cose, perché è sempre possibile di impegnarsi in prima persona. Grazie. Grazie Fulvio anche per questa iniezione di coraggio e di ottimismo. Abbiamo sentito parlare nelle relazioni di un'importante ditta che ha trasformato anche in qualche modo la vita sociale di Brugherio, della Marzotto. In sala c'è la figlia di un ex dirigente della Marzotto, la signora Maria Giovanna Voltolin. Signora, ha voglia di dirci qualcosa? Allora si siede pure là, signora. Grazie. Dunque io sono stata invitata dalla dottoressa Scipione e dallo stagista che stava preparando il lavoro sulle attività produttive di Brugherio per ricordare qualcosa dei tempi lontani in cui funzionava il lanificio Marzotto. Io sono stata coinvolta nella mia vita perché mio padre ha sempre lavorato da Marzotto, prima a Valdagno, poi a Brebbia, poi a Brugherio. E direi che
la cosa che diversifica le manifatture Marzotto, i lanifici Marzotto rispetto a tutti a tutte le attività produttive dell'epoca è stato il come posso dire, l'idea di abbinare al lavoro anche l'aiuto ai dipendenti e non solo, perché i servizi sociali, le attività sociali che sono state costruite a Brugherio ad esempio, ma anche in altri stabilimenti all'inizio degli anni 50 non erano riservate solo ai dipendenti, ai figli dei dipendenti, ma hanno coinvolto tutta la popolazione di Brugherio. La scuola materna, ad esempio, che adesso è conosciuta come la scuola materna Maria Ausiliatrice, era aperta a tutti i bambini di Brugherio e per quei tempi era veramente una cosa al di fuori del comune, ma veramente, cioè bella, e in questo modo direi migliaia di bambini brugheresi hanno iniziato la loro vita sociale. Poi l'altro lato era quello del tempo libero, cinema, bar, ristorante, piscina, campi da tennis. Nel 1952 non ce n'erano in nessun'altra zona qui intorno e quindi noi ragazzi brugheresi ci sentivamo dei privilegiati, non solo dipendenti dell'anificio. Poi c'erano delle attività invece riservate ai figli e ai dipendenti, ad esempio il villaggio al mare, le gite, le passeggiate, i soggiorni. Diciamo che direi che è questa la cosa da evidenziare rispetto a tutte le altre attività produttive che si sono succedute in tanti anni qui a Brugherio, che Marzotto aveva dato un occhio particolare a queste attività sociali proprio per tenere legati i dipendenti, ma anche per estendere queste novità, diciamo, a tutte le cittadine o i paesi dove c'erano degli stabilimenti di Marzotto. Grazie, grazie davvero signora per questa testimonianza. Bene, siamo quasi alla conclusione e vorrei appunto chiamare a testimoniare rappresentanti di una realtà molto viva e importante per Brugherio, che è il gruppo Scout. Chiamo il capo gruppo Scout, Fabio Caprotti, prego. Tra l'altro vedo una forte rappresentanza degli Scout, quindi benvenuti, lo dico adesso, anche se siamo verso la fine. Sì, buonasera a tutti. L'intervento di questa sera che voglio fare è una testimonianza di una realtà che a Brugherio è presente da ben 28 anni, quindi il nostro gruppo Scout è presente qui da 28 anni presso l'oratorio San Giuseppe, accoglie 120 ragazzi, quindi sono 120 famiglie che gravitano intorno al nostro gruppo. Il nostro gruppo fa parte della GESCI, quindi l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, quindi che è un'associazione che a livello italiano raggruppa 178.000 iscritti, quindi una presenza importante a livello nazionale che a Brugherio ha sicuramente una sua rilevanza particolare proprio per i numeri che a livello del nostro gruppo, che è l'unico gruppo che c'è qui in,
in città porta. Accanto a me ci sono due ragazzi che sono parte del nostro gruppo, che ci porteranno un po' la loro testimonianza di questo percorso che stanno facendo nel gruppo. Verde. Ok. Allora, il nostro gruppo è principale. Allora, c'è da dire una cosa, che noi, cioè io e lei, Veronica, facciamo parte del gruppo di quelli più grandi, cioè dei ragazzi che vanno dai 17 ai 20 anni. E tra tutte le fasce d'età, come si può immaginare, siamo quelli più. È la fascia d'età in cui si è più attivi in base alla partecipazione sul territorio. E infatti noi dedichiamo dei momenti periodici nei nostri appuntamenti per informarci e valutare quelli che sono gli eventi e le proposte che le realtà e lo stesso comune fa ai cittadini. Poi in base alla pertinenza che hanno con i temi che decidiamo di trattare durante l'anno o in base agli interessi che suscitano in noi, decidiamo meno se parteciparvi. Molto spesso capita anche che siamo noi stessi a impegnarci nell'organizzazione di questi eventi, e capita anche molto spesso che questi eventi siano finalizzati alla raccolta di fondi che poi vanno a finanziare appunto la realizzazione dei nostri progetti più concreti. Un'altra cosa fondamentale, diciamo, nel nostro percorso è il servizio, cioè azioni di volontariato che facciamo sia personalmente che a livello comunitario. E questo servizio, cioè ci accogliamo proposte appunto che vengono dalla città stessa, per cui prestiamo servizio ad esempio al Brugo, a Casa Jobel o ad altre realtà che si trovano comunque al di fuori anche di Brugherio. E a livello comunitario appunto decidiamo di agire magari riguardo appunto cioè in modo che sia coerente comunque con i temi che decidiamo di affrontare, come quest'anno il tema dell'immigrazione e del fatto appunto di che cosa significa essere uomini integri. Poi comunque noi Scout siamo un'associazione cattolica, quindi è fondamentale anche nel nostro percorso trattare comunque della fede, riguardo la fede, e per questo molto spesso ci affianchiamo anche a progetti o comunque a proposte che provengono anche dalla parrocchia stessa o dall'oratorio. Grazie, grazie davvero. Allora concludiamo, se non ci sono, mi sembra non ci sono altre richieste, concludiamo con la testimonianza di un'altra nostra concittadina, che è la signora Anna Beretta Sangalli, che è una studiosa della storia di Brugherio. Le chiedo se vuole avvicinarsi qui al microfono. Sor Balducci diceva così numerosa Brugherio. Sono una rappresentante. Dunque, in un incontro in biblioteca, la signora Martello ha visto una ricerca fatta diversi anni fa sulle vocazioni sacerdotali e femminili a Brugherio. Il movimento Terza Età, nelle sue iniziative, ne ha una particolare, che è quella di fare la storia delle persone,
più che delle istituzioni, delle attività e così via, ha sempre avuto uno sguardo particolare alle persone, anche perché essendo noi anziani e ad avere una storia alle nostre spalle, è facile a un certo punto fare i raffronti e raccontare come eravamo noi. Difatti le nostre pubblicazioni riguardavano sempre la gente. Brugherio, la nostra gente, eravamo giovani, andavamo a scuola, poi questa delle vocazioni sacerdotali e poi ce n'è un'altra che adesso mi sfugge. Ebbene, abbiamo iniziato questa ricerca, è stata molto 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 laboriosa, perché all'inizio non sapevamo da che parte incominciare. Allora un gruppo numeroso di donne, proprio numerose, ha fatto a porta una ricerca chiedendo le famiglie che avevano una suora, un sacerdote nella loro parentela. Sono usciti un numero incredibile di persone. Immaginatevi che a Brugherio dal 1866, ecco, l'anno della nascita del comune, per 100 anni, portiamoci al 1966 perché dopo le vocazioni specialmente femminili sono diminuite, abbiamo trovato ben quasi 300 suore e una cinquantina di sacerdoti o fratelli religiosi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo lavoro. Abbiamo telefonato alle case generalizie dove le nostre concittadine sono entrate, chiedendo l'elenco delle persone che avevano. Non tutte hanno potuto darci una risposta, ma parecchie hanno mandato direttamente i nomi delle suore, la loro mansione e così via. Dunque, le nostre concittadine che hanno seguito una vocazione sono entrate in 40 istituti diversi. I sacerdoti sono diocesani, poi i fratelli, quelli religiosi che hanno partecipato a diversi istituti, sono 17. Mi sono confusa un po'. Comunque, è una storia meravigliosa quella che è uscita, proprio meravigliosa. Noi troviamo il primo sacerdote proprio il 17 dicembre del 1866, proprio l'anno di fondazione del nostro comune. È un sacerdote che si chiamava Don Calamico Nava ed è diventato parroco in diversi comuni della nostra circondario. Cosa succedeva poi? Che non ci sono stati più sacerdoti fino verso il 1900, ma diversi fratelli religiosi. Ci siamo informati come mai, anziché diventare sacerdoti, scegliessero una vocazione che li portava in un convento. E hanno spiegato che succedeva così perché essere sacerdoti prevedeva un corso di istruzione molto lungo e anche costoso, mentre i fratelli religiosi entravano nel loro convento e incominciavano la loro attività caritativa senza avere nessun obbligo di istruzione come sacerdoti. Ma questi fratelli che io ho trovato sono diventati missionari, sono andati negli ospedali, in qualsiasi luogo dove la carità chiedeva la loro presenza. Per quanto riguarda le suore, anche questo è stato così. La prima suora che è entrata a Brugherio, dalle Beate Capitanio e Gerosa, è una sangalliana. No, scusa, non sono io. È una Sangalli Luigia, che dopo ha preso il nome di suoranna. Questa suora era analfabeta, perché a Brugherio nel 1825 c'era la scuola, ma solo per i maschi.
perché prima di tutto le scuole sono state maschili, dopo solo nel 1837 sono diventate anche femminili, per cui la maggior parte, soprattutto di ragazze che a 9 anni andavano a lavorare in Finlandia, non avevano un'istruzione. E allora, quando entravano in un convento, si chiamavano sorelle professe, cioè avevano fatto una professione, ma non erano ancora considerate suore. Questi istituti di vita attiva, chiamiamoli così, sono sorti soprattutto nell'Ottocento, perché prima gli ordini religiosi erano formati da istituti di clausura. La donna religiosa non la si vedeva a contatto col mondo, la si vedeva soltanto in un monastero. Noi abbiamo suore sparse in tutto il mondo. I 5 continenti sono rappresentati, perfino l'Australia, dove in Australia è stato Monsignor Brambilla, che è da poco morto, da qualche anno morto, che ha fatto il nuncio apostolico in diverse regioni dell'Africa e anche in Australia. Poi abbiamo avuto un vescovo, Monsignor Beretta, in India. Ma al di là di questi personaggi abbiamo avuto persone in Cina, in Giappone, in Birmania, nelle zone africane, in Argentina. Le suore che abbiamo interpellato hanno scritto le loro esperienze e sono meravigliose. Esperienza di vita in comune, esperienza di vita a contatto con la popolazione, esperienze di donne che sono andate così lontane che sembra quasi... Come si fa a fermare un discorso così? Io non ce la faccio a fermarlo, è troppo bello, è troppo lungo. Andrebbe davvero approfondito, perché è un discorso bellissimo. No, se può concludere, però poi lo riprendiamo, spero, in un altro momento. Okay. Ok, allora era un discorso lungo da fare. Ho cercato di riassumerlo in poche parole, ma riassunto in poche parole è difficile. Però un esempio o due ve li voglio raccontare. Abbiamo suore partite con la Santa Francesca Gavrini in America, proprio a servizio degli migranti. Una suora di Brugherio, che è morta in America 100 anni, ha passato la sua vita nelle scuole, negli orfanotrofi, proprio a contatto con le persone che dall'Italia arrivavano in America, non avevano nessuna possibilità di poter comunicare, erano tante volte sopraffatte anche dalla malavita, e queste suore hanno lavorato proprio per gli immigranti. E questo che volevo dire, noi tante volte guardiamo all'esterno le persone, invece cercando di penetrare nella loro intimità conosciamo cose bellissime, conosciamo il valore di una persona, conosciamo come quella persona sia capace di dare tutto se stesso per un fine, non dico un sogno, per una missione. E siccome proprio questo mese cade alla festa della donna, l'8 maggio, l'8 marzo, il 10 marzo la donna ha avuto la possibilità di votare, quindi ho detto perché non presentare soprattutto l'elemento femminile che parte da Brugherio e poi non si sa più che fine abbia fatto. Sui registri della parrocchia ci sono segnati i matrimoni, ma non sono segnate le date delle persone che lasciano Brugherio e che tante volte non ritornano più, ma desiderano essere seppellite nel posto della loro missione. E siccome queste che davvero persone... grazie per questa testimonianza importante e bellissima. Ecco. Ok, grazie a voi. Grazie davvero, signora.
Beh, davvero è difficile interrompere queste... Scusa, puoi spegnere. È proprio difficile interrompere, però il tempo è tiranno e spero che ci siano davvero altre occasioni per riprendere questi discorsi. Dopo anche questa seconda parte molto bella e molto intensa, io spero che il sindaco voglia dare anche la sua testimonianza. Vero sindaco? Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Grazie di essere stati ancora, di essere così numerosi nonostante l'orario questa sera. Io sono sempre contento quando la nostra casa comune, che è questo spazio pubblico istituzionale, lo spazio istituzionale più importante per la vita di una comunità, è pieno. E ricordo il consiglio comunale del nostro insediamento, quel messaggio che volevo lanciare a essere con noi così numerosi sempre in tutti i consigli comunali, a vedere come funziona e come lavora la politica, una cosa che diceva poco fa Fulvio Bella, per cui mi piacerebbe davvero vedere sempre così numerosi, vedervi tra noi così numerosi. Autorizzo la Presidente a interrompermi al quinto minuto, io lo faccio perché voglio solo cercare di fare una sintesi, se mi permettete, di tutto quello che abbiamo ascoltato stasera. Una sintesi perché io credo che questo sia il primo elemento. C'è stato un fortissimo legame tra tutte le questioni che abbiamo, le relazioni e tutti gli interventi che, importanti, che ci sono stati da parte degli ospiti, che ringrazio anch'io, da parte anche dei cittadini che hanno voluto portare un pezzo della loro storia, un pezzo della loro esperienza. Voglio partire però da una considerazione. Io ho in mente sempre, in occasioni come queste, quella prima, quel primo comunicato del comune di Brugherio, si è citato, del sindaco di Giovanni Noseda, il sindaco di Baraggia, che all'esito, alla proclamazione del referendum, quindi all'accordo del re, dell'idea di avere il comune come appunto un unico comune, quello della formazione di Brugherio, diceva più o meno, le parole sono più o meno citate, diceva così nel comunicato: formando ora uniti una sola famiglia, spero che saprete apprezzare i benefici di questo avvenimento che deve porgere un valido incremento al nostro benessere. Quindi formiamo una sola famiglia e questa cosa ci deve far bene, ci deve far crescere. Ecco, dentro le relazioni e dentro le questioni che abbiamo ascoltato, io ho trovato esattamente, se mi permettete, questo piccolo riassunto, i tratti che ci permettono di porgere questo, di lavorare attorno a questo benessere, all'incremento del benessere, dello stare tutti insieme come cittadini brugheresi. Parto dalle considerazioni che sono state fatte appunto in particolare da Gianluca, da Silvia e da Damiano. Ci hanno ricordato l'idea di un bilancio di mandato, no? Il conto morale, la capacità di saper raccontare e di saper riconoscere le cose che sono state fatte e le cose che ancora tutti insieme dobbiamo fare. Ci hanno raccontato dell'importanza dell'accoglienza di chi è più in difficoltà, no? Allora Silvia ci ha ricordato questa cosa del conto morale, Damiano ci ha ricordato il fatto che nella storia Brugherio è stata capace di accogliere e di radunare chi è più in difficoltà, Gianluca ci ha ricordato questa capacità di vincere, il coraggio di affrontare le questioni nuove e il tema dell'orgoglio che ha sottolineato più volte, del fatto che non abbiamo nulla da invidiare rispetto a tante altre realtà che ci sono vicine. Allora questi sono stati i primi elementi. Gli elementi insieme sono stati quelli che ci sono stati ricordati. L'idea del sogno, della realizzazione del bene comune, Don Vittorino, del confronto. Il sogno è tornato nel messaggio di Roberto Pirruccio. Inseguire sogni è l'altrettanto messaggio dell'orgoglio di essere brugheresi. C'è stato il messaggio della figlia di Giacomo Bassi, questa idea della gratuità e della capacità di essere attenti a tutti, arrischiando anche. E che cos'è stato se non questo messaggio della gratuità fortissimo, l'idea della passione per le persone che ci hanno raccontato gli ultimi due interventi, quello di Anna Beretta, che è stato difficile interrompere perché questo ci stava raccontando della passione per le persone, e la stessa cosa che ci hanno raccontato in termini di gratuità gli scout, fedeli al mandato del loro fondatore: procuratevi di lasciare questo mondo migliore di come l'avete trovato, no? Allora questi sono gli elementi, ma non solo.
siamo stati capaci con risultato, no, di ricordare il sacrificio e le scelte per l'avvenire, la capacità di integrarsi, di arrivare da un posto diverso e di stare insieme e poi di creare e di sentirsi parte di questa nuova realtà e di costruirla e di mettere a disposizione degli altri queste capacità. Ci è stato ricordato più volte, anche Fulvio ancora una volta, il tema dell'orgoglio, l'altruismo lo ha ricordato l'idea dell'apertura agli altri, la questione della Marzotto, una fabbrica che mette a disposizione di tutti, non solo di chi lavora, questi elementi. Ecco, tutti questi elementi sono quelli che davvero, secondo me, sono i messaggi, sono il riassunto che ci portano a dire: questo è il messaggio, questi sono i criteri, questa è l'indicazione di come si costruisce il benessere, di come si costruisce, di come si incrementa la nostra capacità di stare insieme. Del resto, allora, questi valori sono il riassunto di questa serata, ma sono l'ideale che ci deve portare a parlare non del passato, perché noi stasera non abbiamo parlato del passato, noi abbiamo parlato assolutamente del futuro. Allora, se è vero come è vero, e come ci ha ricordato il dottor Accarisi, una delle prime frasi che ha detto, che il comune è il risultato di ciò che ne fanno i cittadini. Se è vero come è vero, come ci ha ricordato la nostra Presidente all'inizio del suo intervento, che questa scelta di fondare e di unire le diverse realtà e di arrivare a un comune unitario è stata una scelta democratica fatta da noi, se è vero, se sono vere queste due cose, allora noi saremo in grandissima parte capaci di raccogliere tutte quelle sfide che l'interessantissima relazione del professor Balducci ci ha lanciato. Il professor Balducci ci ha detto con chiarezza che cosa sono le città oggi e che cosa bisogna saper affrontare. Ce l'ha detto in maniera assolutamente chiara. Quindi Brugherio non è esente dalle sfide che le società moderne hanno a disposizione, non è esente e ha anche delle possibilità, delle potenzialità fortissime che sono state messe in evidenza. Allora, con questi valori di riferimento, dei quali questa sera abbiamo parlato, ma non in termini di passato, non per metterli nel cassetto chiusa questa serata, ma per rinnovarli e per metterli a disposizione tutti insieme, l'uno per l'altro ogni giorno, noi saremo capaci di guardare al futuro, perché io ne sono convinto. Tutto questo mandato, tutta questa idea del 150esimo è dedicata esattamente a questa cosa, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, non un tema della memoria di quello che è stato, ma tutto il tema del rilancio sul futuro. E allora, se posso concludere, a me è piaciuto l'applauso spontaneo che è partito, delle tante cose che mi sono piaciute stasera, a me è piaciuto tantissimo l'applauso spontaneo che è partito quando ci ha fatto vedere il professor Balducci quel dato sulla raccolta differenziata. Ci siamo sentiti orgogliosi di questa cosa. Allora, però, ripercorriamo tutti i motivi per i quali possiamo sentirci orgogliosi, e noi di applausi potremmo farcene tantissimi. Dobbiamo solo essere consapevoli di questa cosa. Questa serata ha avuto un po' questo senso. Tutti i prossimi appuntamenti che ci porteranno alla conclusione delle celebrazioni a metà dicembre e che trovate su questi volantini saranno altrettante occasioni per esattamente fare questa cosa, per progettare questa idea di un sogno di città che guarda al futuro e che non ha assolutamente paura di guardare al futuro, perché è assolutamente consapevole delle proprie potenzialità e del fatto che queste potenzialità ci sono nella misura in cui ciascuno di noi darà il suo contributo a farle sviluppare. Bene, grazie al Sindaco per questa meravigliosa conclusione che racchiude tutto il senso di questa serata e anche del nostro futuro. Io vi ringrazio davvero tutti per essere stati qui fino alla fine, davvero è una bella soddisfazione. Vi chiedo di rimanere ancora qualche minuto, perché se rimanete ancora qualche minuto, girate lo sguardo da quella parte, ci sarà un'ultima sorpresa prima di salutarci e di darci la buonanotte. Dunque, la scuola di musica Luigi Pisa non è solo musica classica. Infatti, proprio di questi giorni, per esempio, l'invito ricevuto dalla nostra big band jazz da parte del Consiglio della Regione Lombardia, che li ha chiamati a esibirsi nella loro sede all'Auditorio Gamber di Palazzo Pirelli. L'appuntamento sarà il 17 aprile.
Per concludere questa serata in un modo un po' meno austero da come abbiamo fatto, diciamo, la nostra partecipazione musicale precedente, abbiamo pensato appunto anche a due brani con i nostri allievi delle classi di canto e di strumento moderni. Il primo è Le traiettorie delle mongolfiere. Siamo andati anche a qui, era difficile fare una scelta, siamo andati a cogliere un tema, appunto le mongolfiere, che ha tanto caratterizzato la nostra città. E poi anche un brano spensierato, uno swing trascinante, Il perduto amore, o anche In cerca di te, al doppio titolo, un brano, una canzone che è già stata un simbolo della voglia di rinascita e di vitalità dell'ultimo dopoguerra, ed è stata anche recentemente ripresa, per esempio, anche da Simona Molinari. E mi sembra che sia stata proprio la prima canzone trasmessa alla radio al cessare della guerra. È molto trascinante ed è proprio un motivo in cui è facile collettivamente ritrovarsi. Quindi, di Gian Maria Testa, Le traiettorie delle mongolfiere, e di Testoni e di Sciorilli, Perduto amore. Alle voci Ilenia e Cristina, al sax Raffaele, alle chitarre Stefano e Marco, alla tastiera Laura, al basso Lorena, alle batterie Luca. E per finire, tecnico del suono, ed è un'altra cosa di cui siamo molto orgogliosi nella nostra proposta didattica, che facciamo anche questo, Gabriele. Buon ascolto e buona serata a tutti.
Beh, vi avevo detto che sarebbe stata una bella sorpresa e davvero complimenti davvero tanti perché siete bravissimi. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa, spero, piacevole serata per tutti e spero che lo sia stata veramente e spero che anche il resto dell'anno prosegua con questa piacevolezza e con tutte le altre iniziative che sono programmate. Vi ringrazio per essere stati fino a quest'ora qui con noi e vi auguro una buona notte.